Buongiorno a tutti quanti e benvenuti a questo corso organizzato da Essere Europa in collaborazione con Work in Progress e l'associazione Muyimune che ci ospita qui a Leverano. Vorrei ringraziare appunto Gabriella Leone di Work in Progress e Alice Rolli per questo progetto che abbiamo sviluppato insieme. Inoltre vorrei anche ringraziare Francesco Quarta che non è presente in sala, ma sta qui nei paraggi, e Victor Soldano che anche lui si è dato molto da fare per questo progetto. E volevo anche ricordarvi che è possibile questo laboratorio attraverso un progetto, diciamo, di laboratori dal basso, un'azione della Regione Puglia finanziata poi anche dall'Unione Europea. Abbiamo come docenti due persone che conosco personalmente molto preparate, che sono Sofia Ramirez Fionda e Simone Vegliò, e che svilupperanno le lezioni in questi 3 giorni di laboratorio Integriamo qui, diciamo, idee per un'Italia che vuole ritornare al mondo, in cui svilupperanno sostanzialmente delle lezioni che si basano su nozioni tecniche, ma anche, diciamo, storico e politiche, che sono legate alle migrazioni in Europa e all'emigrazione italiana all'estero. E nel caso specifico, soprattutto quella appunto verso l'America Latina. Mentre poi Simone invece si dedicherà, Simone Vegliò si dedicherà a nozioni più tecniche e legate anche alla progettazione, all'ideazione di quello che poi vuole essere questo laboratorio, perché vogliamo che quello che studieremo in questo laboratorio poi esca e possa diventare una start-up, possa diventare una cooperativa sociale, un'impresa innovativa per cercare appunto di unire migrazione e impegno sul territorio, per cercare di riportare anche le migrazioni in un contesto territoriale e farlo anche con quelle persone che sono escluse dai processi di produzione che dovrebbero essere appunto inclusivi e non, diciamo, escludenti. Quindi, diciamo, il nostro obiettivo è qui studiare queste possibili azioni da fare sul territorio e renderle poi pratiche nei mesi successivi, quindi avviare un qualcosa di concreto, non un qualcosa che rimanga chiuso in questa stanza. E lo stesso Essere Europa, lo ripeto sempre, è un progetto che abbiamo realizzato insieme ad un gruppo di studenti che hanno fatto un master in relazioni internazionali Europa-America Latina dell'Università di Bologna a Buenos Aires e abbiamo colto, diciamo, nel fondarla un insegnamento che ci è venuto da un professore che è mancato purtroppo lo scorso giugno, il professor Francesc Morata, e che lui ci ha insegnato proprio l'essere concreti e attivi con le tematiche europee, non lasciarle chiuse all'interno di 4 mura dell'università, ma di renderle, diciamo, di farle camminare queste idee. E l'abbiamo fatto con questa associazione che unisce studenti, professionisti, esperti in tematiche europee e latinoamericane che sono su entrambi i continenti, appunto dall'Italia all'Argentina, passando per il Brasile alla Colombia. E il nostro tentativo è quello appunto di pensare, diciamo, in modo globale, ma poi anche di agire localmente con progetti che appunto, questo è uno di questi che nasce qui nel Salento. Io vi ringrazio e vi auguro appunto questa 3 giorni che possa darvi e insegnarvi il più possibile. Per un saluto Bellissimo. sì, grazie.
Ciao a tutti, io come mi ha già anticipato Nicolò vengo da Work in Progress, un'associazione che dal 2008 opera per le politiche giovanili, quindi nel settore della mobilità europea e prevalentemente progetti Erasmus+, ma che si spostano anche al di fuori dell'Europa, quindi Mediterraneo e America Latina. Per questo infatti collaboriamo con Essere Europa in quel settore. Non vi rubo più tempo per questo interessantissimo laboratorio, quindi vi auguro una buona partecipazione. Ciao a tutti di nuovo. Alice Rolli. Io sarei la rappresentante del Muimone, però qua ce ne sono altri 5-6 di membri di questa associazione. Il motivo per cui è coinvolto il nostro gruppo è perché da qualche anno, da 3 anni in realtà, abbiamo iniziato con questa associazione a fare una scuola di italiano per stranieri a livello volontario, così, perché c'era un ragazzo di noi che ora non c'è. Però a Roma aveva avuto un'esperienza di scuola per migranti d'italiano, anche quella auto-organizzata, che funzionava molto bene. Quindi quando lui è venuto qui a Leverano ha detto perché non la facciamo anche noi un'esperienza di questo tipo. C'è stato entusiasmo, insomma l'abbiamo iniziato a fare. Anche quest'anno ci abbiamo 20 ragazzi che frequentano questo posto. Quindi era un posto, il posto giusto insomma, per fare questo laboratorio, perché appunto questa è la stanza dove facciamo scuola 2 volte alla settimana con gli stranieri, si sentono anche a casa loro qua, potrebbe essere cioè, i luoghi alla fine sono importanti in queste cose, no? Non c'è soltanto la teoria, progettare. Però anche proprio un posto dove uno sa che a quell'orario lo trova aperto, è casa sua. E quindi speriamo con questo laboratorio di continuare a essere pronti a fare cose interessanti con i ragazzi che vivono qua, perché a Leverano ce ne sono tanti e ci piacerebbe continuare a coinvolgerli personalmente. Grazie per essere venuti. Sarà un piacere stare con voi 3 giorni. Grazie a tutti, buona. Bene, io direi che possiamo anche iniziare. Si avvicinano i docenti, Simone Vegliò e poi anche Sofia Fionda. Sì, se vuoi venire qui, vieni pure. Questo non mi serve. Credo lo lasciamo qua, poi servirà. No, alla voce. Ah, ok. Il microfono è per noi, però se vogliamo fare una puntata. Se c'è qualcuno che vuole fare gli interventi, mi chiami, così passo il a metterti un po' più qua. Si vede la testa? Sì. Questa luce. Si può alzare un attimo. Comunque sono poche, questa non fa niente, penso sono 4-5. Ecco, c'è sta luce che è fastidiosissima. Servirebbe un piano d'appoggio come quello. Si può alzarlo da dietro? Si può alzare? C'è la luce che punta. Sì, ma sono poche. No, vabbè, sono verso di là. A cieca, possiamo partire. Buongiorno a tutti, grazie innanzitutto all'associazione Essere Europa per l'invito.
e anche l'associazione in questo bellissimo posto, che e anche per l'invito alle Verano, per cui mancavo da diversi anni. Io mi chiamo Simone Vegliò, e sono laureato in Scienze della Comunicazione, ho fatto la triennale a Urbino, poi ho fatto una laurea specialistica a Roma, a Lettere. Ho fatto il Master in Relazioni Internazionali con questi amici, ragazzi, a Buenos Aires, e adesso vivo a Londra e faccio un dottorato a Londra nel Dipartimento di Geografia del King's College. Dico questo perché la geografia oggi sarà una parte, almeno delle prime ore, abbastanza fondamentale, e vorrei che iniziassimo a pensare allo spazio come un elemento fondamentale in cui i migranti e il processo politico che porta ai movimenti di queste persone agisce in maniera attiva e non passivamente, come si è abituati a pensare alla geografia, diciamo, a livello scolastico. Però prima di partire vorrei che ci conoscessimo e vorrei, se ognuno, insomma, si potesse presentare, dire, insomma, il curriculum scolastico, lavorativo, insomma, quello che abbiamo fatto e quello di cui ci occupiamo, giusto per iniziare a rompere un po' anche lo spazio a livello frontale. Mi chiamo Leonardo, sono argentino e da 2 settimane che sono qua in Italia, nel Salento, per, diciamo, trasferito in Italia. Sono venuto diverse volte, ma più vacanze, visitare la famiglia. E sinceramente per me tutto un po' nuovo, perché io stavo a Buenos Aires, diciamo, con una stabilità lavorativa e tutto, e un po' perché da 3 anni ho conosciuto una ragazza italiana, ci siamo sposati, abbiamo vissuto parecchi anni là e abbiamo deciso insieme di trasferirci qua. Quindi ho lasciato questo lavoro e no, sto cominciando i primi passi qua in Italia, quindi dico, è tutto nuovo a livello culturale, a livello conoscere le persone e anche lavorativamente, perché sto in questa fase di vedere, di conoscere un po' com'è il campo lavorativo qua. Certo. Quindi, niente. Bene. Ho 35 anni, non lo so, mi piace il calcio. Grazie. Magari faccio una presentazione breve. Ah, no, sì, no, benissimo, grazie. Io mi chiamo Marina Gabrieli, sono salentina, ma mi occupo di migrazione italiana in Argentina. Sto facendo un dottorato all'Università di Tor Vergata. Sto studiando i viaggi delle radici dei discendenti di italiani che tornano a conoscere la terra d'origine. Anch'io mi sono trasferita da poco nel Salento e niente, mi sto avvicinando anch'io sono salentina, ma comunque non ho frequentato l'università qui, niente, e anch'io mi sto avvicinando un po' ad alcune dinamiche culturali che ci sono qui. Grazie. Io mi chiamo Vittoria, sono italo-brasiliana e sono qua adesso in realtà in vacanza, però ho già vissuto un po' qua in Italia e niente, sono interessata anche in capire, non lo so, questa questione culturale in Italia, come funziona l'immigrazione. Anch'io sono di origine italiana, quindi sono interessata a capire non solo come è stata l'immigrazione prima, ma com'è adesso in Italia. Grazie. Io sono Marco dell'associazione UIMO e partecipo qui, quindi frequentando anche un po' la scuola c'è anche l'esigenza di capirne un po' più largamente di come funziona la cosa, quindi quale occasione migliore. Grazie. Io salto, dice.
E sono Serena, sono di Leverano e ho frequentato l'Accademia di Belle Arti. Attualmente sono in fine di un master come mediatore interculturale e ho concluso da poco un tirocinio presso lo sportello immigrazione della provincia. Grazie. Ciao, io sono Claudia e sono una psicologa clinica. Non mi occupo dell'ambito, però ero incuriosita. Io sono Michele Fiore, ho quasi gli anni suoi, è una cosa terribile. E ho fatto molte cose senza concluderne nessuna. E niente, mi incuriosisce, questa è un'altra probabilmente, mi incuriosisce il vostro ambito, anche se sono abbastanza estraneo, però mi interessa molto spesso il gap che c'è tra dire e fare riguardo al concetto di integrazione. Grazie. Ciao, io sono Maria Luisa, sono laureata in lingue e ho fatto tra l'altro anche il certificato di ITALS per l'insegnamento dell'italiano agli stranieri. E infatti l'ho preso perché comunque in varie occasioni con varie associazioni mi è capitato di insegnare italiano agli stranieri, comunque di entrare in queste tematiche, non direttamente però aiutando altre associazioni, e quindi sto cercando di capire meglio per vedere che si può fare in seguito. Grazie. Ciao, mi chiamo Sara, ho studiato servizio sociale tanti anni fa. Sono tornata da un mese in Italia, sono stata 6 anni in Scozia. È un argomento che mi interessa, quindi volevo partecipare al laboratorio. Grazie. Io sono Paola, interessa anche a me l'argomento. Sono un'interprete salentina di origini etiopi, quindi il concetto di migrazione mi tocca da vicino. Basta. Grazie. Io sono Gianni, lo stesso sono di Leverano, frequentando scuola e tutto ciò che c'è intorno, capire un po' tutto l'intorno del concetto immigrazione, accoglienza, eccetera. Mi incuriosisce, perciò sono ottimo. Ciao a tutti, io sono Caterina, sono di Leverano, laureata in lingue all'Università di Pescara. E sono momentaneamente a Leverano e do una mano qui al Muimune come insegnante di italiano stranieri. E sono qui perché interessata al tema e mi piacerebbe in futuro magari lavorare in quest'ambito. Grazie. Ciao, sono Federica, sono laureata in beni culturali e faccio parte anch'io dell'associazione Muimune. E un po' per curiosità sto partecipando a questo laboratorio anche per partecipare a maggior consapevolezza ad altri eventi. Grazie. Ciao, sono Francesca, io sono laureata all'Università del Salento in Scienze della Politica e ho appena conseguito un master in cooperazione internazionale dei diritti umani, all'interno del quale ho approfondito proprio la tematica del diritto d'asilo e l'accoglienza in Europa, in Italia, dunque è un tema che mi interessa abbastanza. Ecco. Grazie. Ciao, sono Alessio, studio ingegneria della gestione aziendale a Reggio Emilia. Ho appena terminato un Erasmus in Spagna da un paio di giorni. Ho colto questa opportunità appena in tempo perché mi interessa molto l'argomento, in quanto credo sia molto legato al territorio, allo sviluppo del territorio. Grazie. Ciao, sono Antonio, studio scienze politiche per le relazioni internazionali, sto scrivendo la tesi nei rapporti tra l'Italia e i paesi islamici, sono di Leverano, per il resto niente. Grazie. Ci siamo tutti? Intanto è arrivato. Cioè, mi presento anch'io, visto che non mi conosciate, sono Victor Soldano, mi ha presentato prima Nicolò, sono uno degli organizzatori e ideatori insieme a Francesco Quarta di questo corso. Ringraziamo tutti voi per la partecipazione, siamo ben lieti di accogliervi in questa casa del Muimune. Spero che di passare insieme a voi 3 giorni interessanti e spero soprattutto in un dibattito accesissimo. Ok. Ringrazio. Quindi passo la parola a Simone Veglio. Grazie, nel frattempo è arrivato Francesco Quarta, che prima era nei dintorni. Presento.
penso che sia già abbastanza conosciuto per la maggior parte di noi. I migranti, gli immigrati, sono concetti che abbiamo sempre, quotidianamente, nei giornali, nelle televisioni, nei bar. Ma in fondo, chi sono questi migranti? Qual è l'immagine che sta sotto al concetto di migranti, anche di immigrati, quando usiamo la parola immigrato, a chi pensiamo? Ci sono 190 milioni di immigrati nel mondo oggi e corrispondono al 3% della popolazione. 20 milioni sono rifugiati. Se le prime cifre tendono all'aumento, il numero dei migranti aumenta in maniera esponenziale, soprattutto negli ultimi anni, nell'era cosiddetta della globalizzazione. Per i rifugiati le cifre sono più ambigue. Probabilmente perché il concetto di rifugiato è un concetto abbastanza debole per certi versi, o perlomeno controverso. Dipende dalle legislazioni. Per esempio, nel caso dell'Unione Europea, il diritto all'asilo è una questione piuttosto controversa e quindi dipende sempre da quello che chi arriva desidera, se preferisce cercare lo status di immigrato o meno, di immigrato, di rifugiato. In Italia sono 3,75 milioni, ma chi sono gli extracomunitari, per esempio? Indagini sociologiche hanno detto che ancora in Italia, parlando di extracomunitari, si pensa ai romeni e bulgari, per esempio. Gli sportivi sono extracomunitari, se ci pensiamo, Tevez, Forte Apache, è extracomunitario, nel nostro immaginario, naturalmente. E pare che i giapponesi e i coreani, nell'immaginario degli italiani, siano considerati non immigrati. Gli uomini d'affare, beh, secondo l'ONU ci vuole un anno. La definizione è che se una persona vive per un anno in un paese, in uno stato, che non è quello di appartenenza, è considerato immigrato. Ma se pensiamo agli uomini d'affare, per esempio, a un uomo, non so, che viene da Hong Kong, che vive a Roma da 5 anni, lo consideriamo un immigrato nel nostro immaginario? Probabilmente no. Perlomeno alcune indagini etnografiche fatte negli ultimi anni hanno smascherato che il concetto di immigrato è un concetto che non è così scontato come pare o come sembra essere nei discorsi abituali, nella nostra quotidianità. Tanto che Ambrosini, che è uno studioso di Milano, l'immigrazione, ha detto che la ricchezza sbianca nel concetto di immigrazione. Ricchezza e sbianca sono due parole che subito fanno emergere per due versanti, storicamente forse anche diversi, due concetti abbastanza tipici delle scienze sociali, la ricchezza e quindi il concetto di classe usato ormai da molto tempo e che sembra quasi obsoleto a volte per alcuni, e sbianca, una forte connotazione etnica o razziale. E a me vengono subito in mente gli interessanti sviluppi degli studi postcoloniali, per esempio, che hanno sovrapposto l'idea non solo della classe ma anche dell'etnia e il concetto della razza di derivazione coloniale, che è pure nelle nostre società contemporanee, anche europea, in alcune analisi culturali ma anche sul lavoro, pare che ancora ci sia un sostrato che in realtà non è solo culturale ma che ha un'influenza su quella che è la gerarchia poi del lavoro e delle possibilità. La ricchezza sbianca. Volevo partire da qui, da questa provocazione, che è anche una speranza, per
provare a pensare al tema dell'immigrazione, al tema della diversità o dell'uguaglianza, a seconda di come la si vuol vedere, da una prospettiva sicuramente non abituale, per, almeno per quello che è il mainstream dei discorsi sull'immigrazione e sull'integrazione. Ma quali sono gli attori che sono in campo quando pensiamo all'immigrazione? Dove va un immigrato? Sicuramente lo Stato-nazione è quello che in più, quello che particolarmente ha aiutato questo concetto di spostarsi, e più o meno legalmente, questo trovarsi illegali all'improvviso in uno Stato. In Italia abbiamo avuto delle leggi, in quanto materia direi piuttosto controverse, dove la legalità e l'illegalità erano non solo legate a un rapporto di lavoro, a un contratto di lavoro, ma addirittura gente che era qua da 10, da 15 anni, con figli, con una famiglia, con una vita come qualsiasi persona che condivide lo stesso spazio, si trovavano nel giro di pochi giorni illegali. Perché succede questo? Innanzitutto partirei dal concetto di immigrazione per quelle che sono le teorie che maggiormente hanno avuto risalto in materia. Cioè quella che forse è la più famosa e la più utilizzata ed ora anche in profonda crisi, secondo molti aspetti che vedremo, è la teoria push-pull, cioè spinta o attrazione, che sostanzialmente dice che ci sono due tipi di fattori che condizionano la scelta di migrare: un'attrazione verso qualcosa o una spinta al di fuori di qualcosa. È facile immaginare che una condizione economica migliore o peggiore, un rapporto di salario, possono essere dei fattori importanti che fanno decidere per una scelta di cambiare paese. Una guerra, un conflitto, una situazione di non libertà o comunque una sensazione. È stato inserito il concetto di persecuzione, per esempio. Sono fattori che spingono fuori, che possono indurre a delle scelte che sono radicali e che sono state soprattutto in tempi dove i trasporti, per esempio, non avevano questa facilità che c'è oggi, ma anche oggi, se prendiamo, dipende sempre dall'immigrazione a chi pensiamo, a che storie pensiamo. A volte erano addirittura viaggi di sola andata, cui insomma in Argentina, visto che oggi c'è una forte rappresentanza di studiosi o di argentini. Quante storie si sentono in Argentina di gente che è andata e non è mai più tornata, no? Quelle barche, quei viaggi unici, raccontati da nipoti, raccontati da persone che, per cui insomma, si creano delle storie anche familiari di questi viaggi e di questi posti mai più visti. Ma ritornando alla teoria di spinta e attrazione, quello che più vuole sottolineare è quello è l'aspetto individuale della scelta. Vale a dire che è una teoria che considera l'immigrazione come una scelta che sì, è determinata e condizionata da eventi esterni, ma che rimane tutto sommato ristretta ad una scelta, sì o no. Se apparentemente pare logica e piena di motivazioni, in realtà è stata profondamente contestata, soprattutto da quella che è stata chiamata la teoria strutturalista, che in termini molto più tecnici, direi quasi meccanici, ha visto l'immigrazione come il prodotto
dell'economia politica, relazionale, internazionale, nazionale ed internazionale, nazionale a livello interno, quindi le congiunture che si creano all'interno dei paesi, ma soprattutto la congiuntura internazionale che si crea e che ha un vero e proprio interesse attraverso la differenziazione dei posti a creare delle diversità di salario e quindi degli interessi ai movimenti di migranti. Dicendo questo si richiamano gli strutturalisti direttamente a quello che Marx chiamava l'esercito industriale di riserva, vale a dire una composizione di forza lavoro, detta in termini strettamente marxiani, che appunto sta di riserva nel momento in cui in uno Stato si crea quella che era la classe operaia, comunque un movimento di lavoratori, di salariati, che riesce attraverso sostanzialmente il conflitto, attraverso la lotta, a conquistare dei salari più alti o un tempo di lavoro ristretto, quindi che entra in forte competizione con quello che sempre in termini marxiani è il capitale. E quindi ecco che questo esercito di riserva, queste persone che stanno nelle fasce laterali di questi paesi, disposte a lavorare semplicemente per salari più bassi o per orari più estesi, sicuramente con meno diritti. Anche qua poi ne parleremo sugli status della cittadinanza, perché questa differenziazione, che crea vulnerabilità sostanzialmente. E quindi, secondo gli strutturalisti, l'immigrazione non è soltanto che il prodotto di questa congiuntura del mercato capitalista internazionale. Gli stessi sono stati a loro volta messi sotto critica per la loro meccanicità, per la loro visione strettamente economica e meccanicistica della migrazione. E a questi si sono aggiunti gli studiosi ancora, cioè proprio contemporanei, che addirittura parlano di autonomia delle migrazioni, ossia che le migrazioni sono sì il prodotto dell'economia, delle relazioni tra i paesi, di quella che abbiamo chiamato della congiuntura internazionale. Ma, tuttavia, c'è un qualcosa di incontrollabile che lega il fenomeno migratorio. C'è un qualcosa di non gestibile. E questo lo vedremo facendo un breve excursus in quella che è la storia migratoria. Volevo chiedervi di interrompermi in qualsiasi momento nel caso ci fosse qualcosa che non sia chiaro, anche linguisticamente, o se qualche concetto. Cioè, questa è la teoria, l'ultima, per esempio, dell'autonomia delle migrazioni, però non è che negano totalmente quelle altre precedenti. Assolutamente. L'ultima, la teoria dell'autonomia delle migrazioni, non è che nega totalmente quella precedente economica. Direi anzi che l'autonomia delle migrazioni è un concetto che si inserisce all'interno degli strutturalisti o comunque di quella critica che vede la migrazione come un processo strettamente legato all'economia e alla forza lavoro e al movimento di forza lavoro. Mm-hmm. Quindi no, però quello che aggiunge un elemento molto importante che tra l'altro insomma è molto legato anche alla storia insomma del marxismo, a questa visione veramente meccanica della società e unidirezionale dove c'è la congiuntura economica che forma tutto il resto sotto. Mm-hmm.
però sì, assolutamente, sicuramente più di quell'altra teoria che è messa progressivamente sempre più in discussione proprio per il fatto che la scelta individuale non risulta credibile, per molti non risulta credibile, perché c'è sempre, oltre al discorso economico, emergono molti fatti che sono quelli culturali, per esempio, che sono quelli storici, di legami vecchi, ma anche dei vecchi legami coloniali, se pensiamo all'immigrazione in Francia o in Inghilterra, ma anche in Spagna, dal mondo latinoamericano, per esempio, i ricongiungimenti familiari, le reti parentali, ma anche nei paesi, spesso, insomma, da noi poi si sa bene, no? Insomma, un paese di migranti, bastava una famiglia che andasse in America e tutto il paese, no? Si creava la comunità. Quindi sì, ovviamente sono scelte individuali, che è vero, che sono condizionate da questi fattori, no? Di attrazione e di spinta, però questa sostanza un po' del pensiero liberale, della scelta individuale, no? Nella società dell'individuo che singolarmente è messa in discussione, perlomeno, sì, non la trovo totalmente convincente. Grazie, sì, volevo dire di interrompermi in qualsiasi momento lo riteniate opportuno, anche perché vorrei provare ad introdurre un po' dei concetti che sono tipici del mondo dell'immigrazione, però vorrei che si discutesse anche, vorrei rompere un po' la frontalità, quindi per favore interrompetemi. Diciamo che dal punto di vista storico, le migrazioni, leggevo questi giorni un articolo che diceva che, in maniera naturalmente ironica, che quale che sia la concezione della storia a cui noi crediamo, anche dal punto di vista creazionista, già da Adamo ed Eva e dalla cacciata dal paradiso terrestre, la storia dell'uomo comincia con una migrazione. Un discorso ironico, ma in realtà, se prendiamo l'evoluzionismo, diceva l'articolo, pensiamo all'uomo che nasce in Africa e che poi nel corso dei secoli, dei millenni, si espande pressoché in tutta la superficie terrestre, però non fa che continuamente muoversi, non fa che emigrare, non fa che ricercare, ovviamente per molti motivi che poi nel tempo cambiano. Cambiano nel tempo e cambiano nello spazio. Vorrei chiedervi a quanto pensate che corrisponde a questa mappa. Ovviamente le frecce stanno ad indicare i movimenti, dei movimenti migratori, e non sono, insomma, la grandezza non è proporzionale al numero, tuttavia indica una tendenza. Probabilmente 700-800, con dall'Africa gli schiavi che partivano, quindi le frecce nere, e poi dal nord, cioè dall'Europa verso il nord e Sud America, quindi è un... Soprattutto credo sia un centinaio di anni prima, riguardo alla conquista, tra virgolette, del Sud America da parte degli europei, olandesi, spagnoli, britannici. Avete perfettamente ragione. Victor, ma per riferita principalmente al XVII secolo, e le frecce nere sono esattamente... verso le Antille, cioè il movimento deportazione degli schiavi verso i Caraibi e poi su verso gli Stati Uniti, ma allo stesso tempo l'Europa e la conquista, la mappa si riferisce alla conquista già avvenuta, ma poi in realtà è stato un processo progressivo di conquista e di dominio del territorio e di popolamento del territorio. Perché un tempo popolare era
potere, il numero degli abitanti era, al contrario di oggi, era sinonimo di potere. Nella storia migratoria è una delle tappe fondamentali, perlomeno per quello che concerne il mondo moderno e contemporaneo, appunto la scoperta dell'America. Quando l'Europa esce dal Medioevo ci sono degli studi che sono veramente originali, che vengono tra l'altro dall'Argentina e dall'America Latina. E mi riferisco in particolare a Enrique Dussel, che è un filosofo che lavora in Messico da decenni, che è mendosino, e prova a rovesciare un po' quelli che sono i canoni e le abitudini della storia, della ricostruzione storica abituale. E dice, ma quale Medioevo? Ma quale Medioevo? Il Medioevo era una cosa tutta europea. Cioè, l'Europa era chiusa. Sud spingevano gli arabi, che fino al 1492, fino a gennaio, è a gennaio che comincia la conquista, erano spinti al sud dagli arabi, da est dagli ottomani. E dice, ma il Medioevo è una cosa totalmente europea, un periodo di buio, ma di buio non del mondo, un periodo di buio europeo. Fez in Marocco aveva 200.000 abitanti nel 1200, era la città più grande del mondo, una città che non so chi ha visto, una città bellissima ancora, che ha una Medina, un centro storico affascinante. È stata per 20 o 30 anni, credo tra il 1170 al 1200, la città più grande del mondo. Insomma, dicevamo che popolare era dominare, era sinonimo di potere. Quindi dice Dussel, ma quale Medioevo? Il Medioevo era per l'Europa. Ma con l'Europa chiusa nel Medioevo, nel corso dei secoli, trova la via di uscita. Scopre, tra virgolette, le Americhe. Ed ecco i risultati. I risultati che poi nei secoli la porteranno al centro, in senso strettamente politico. Al centro del globo, la porteranno alla dominazione non solo coloniale dell'America, ma poi la porteranno in Africa, la porteranno in India. L'Europa diventerà la testa di quello che è la piramide del potere mondiale. E quindi, tornando alla cartina, alla mappa, abbiamo questi secoli dove tendenzialmente i movimenti sono chiarissimi, vanno dall'Europa all'esterno, principalmente verso l'America. Ovviamente la violenza del processo è immonda, sia del processo di conquista, sia insomma, per quanto riguarda il discorso degli schiavi. È un'Europa che si espande e che ottiene l'egemonia, certo, esclusivamente attraverso la violenza. E qua cosa succede, secondo voi? Devo rispondere io. Cioè, basta guardare la freccia dell'Europa dell'Est che si dirige verso il cuore d'Europa, no? Guardare la freccia in Sud America vicino il Rio della Plata, che dall'esterno si orienta verso le città, quindi Buenos Aires. Cioè, quindi io penso sia una mappa che proietta la contemporaneità. Non esattamente, ma quasi. Cioè, vedo quella freccia dall'Africa che si muove verso il nord, verso l'Europa. È una mappa che è riferita al termine della Seconda Guerra Mondiale, che è un'altra delle tappe principali di cambiamento dei fenomeni migratori.
L'Europa è distrutta. Occorre ricostruirla. Il discorso che abbiamo fatto inizialmente riguardo alle forze, alle braccia, alle forze lavoro. Un'Europa distrutta non solo fisicamente, ma anche socialmente. Sarei quasi decimata per certi versi. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale la tendenza cambia in maniera quasi repentina. I flussi sono ancora chiari, ma sono tutti verso l'Europa. Inoltre, all'interno della stessa Europa c'è un flusso che è chiarissimo e va dai paesi del sud, va dall'Italia alla Grecia e alla Spagna, verso i paesi del nord o del centro-nord, Francia, Germania e Inghilterra. E questa è una tendenza che si realizza dalla fine della guerra fino agli anni 70. Quindi, nonostante le frecce, ovviamente questa è una mappa internazionale, quindi tende a mostrare quelle che sono i flussi internazionali, ma in Europa c'è una tendenza netta, dal sud al nord. E questo dura fino negli anni 70. E c'è da dire che le legislazioni in campo di immigrazione al tempo sono ovviamente... Questi paesi distrutti non fanno che accogliere i migranti senza troppi problemi a livello legale. Ma arrivano gli anni 70, arriva la crisi del petrolio, siamo nel 74, arriva una crisi internazionale che forse non è più finita. All'improvviso, stati tradizionalmente aperti dal punto di vista dell'immigrazione, come la Francia, per esempio, o come lo era all'epoca anche la Germania, chiudono. La stessa Inghilterra. Chiudono e limitano al minimo le entrate. Cosa succede? Che un po' paradossalmente, ma neanche troppo, perché nel frattempo anche nel sud, nella stessa Italia, c'era stato il boom economico, questi flussi internazionali finiscono per confluire nel sud dell'Europa. La gente vuol venire in Italia. E i paesi del sud non sono preparati, perché non si era mai realizzato. Paesi di migranti. E quindi per la prima volta il sud Europa non è più un luogo di emigrazione, ma diventa un luogo di immigrazione. E qua comincia un po' la storia nostra, quella che insomma che vediamo dopo qualche decennio. Ovviamente parliamo di tendenze, non parliamo di poi gli anni 80 e gli anni 90 e insomma fino ai giorni nostri la cosa diventa molto più evidente e diventa anche molto più radicata, iniziano a passare le generazioni. Però negli anni 70 si realizzano molte altre cose, oltre alla crisi del petrolio. Sono gli anni in cui, per una molteplicità di fattori, sono gli anni in cui comincia la globalizzazione. E la globalizzazione ha un influsso terribile sul mondo dell'immigrazione. Non in senso catastrofico, ma perché le mappe a un certo punto non ci serviranno più. Non ci serviranno più perché non sapremo più come costruirle. Prima di passare a questo discorso che ci porta a noi perché ci porta ad immaginare l'immigrazione nella contemporaneità che non ha più niente a che vedere con cose del genere nel senso di regolarità, di tendenze, di flussi, di chiarezza.
volevo pensare un attimo a cosa succede nella globalizzazione. Qual è il cambio negli anni 70 in cui si comincia a parlare di globalizzazione, di mondo globale? Ma perché? Cosa cambia nella realtà? Qualcuno voglia dire... No. Magari il microfono non è un po', però è giusto un'esigenza di oggi. Beh, Nicolò, poi si fa per interloquire un po', perché sennò parlo tre ore e vi... non mi sopportate più. Beh, cosa cambia negli anni 70? Cosa cambia con la globalizzazione? Cosa succede? Ci sono... Sì, a partire. A partire. Scusa? No, dico, un fattore importante può essere la fine della colonizzazione in Africa. Fine dell'epoca coloniale. Questo in termini di immigrazione, quello che succede con la fine del mondo coloniale, soprattutto relativo al mondo francofono, per esempio. Però, questo è giustissimo, ed era un punto che volevo toccare, ma nel discorso della globalizzazione c'è un salto tecnologico, un salto imponente a livello tecnologico, salto a livello produttivo, il mondo fordista che finisce in qualche maniera e si ricompone sotto l'aspetto dell'economia post-fordista, quindi dove è un mercato, perlomeno un'economia industriale che non è più legata al mondo, al consumo nazionale, ma che si fa internazionale, quindi si produce per vendere in tutto il mondo. Mentre Ford produceva le macchine all'inizio per venderle negli Stati Uniti. Il capitale finanziario, c'è un aumento enorme, che paradossalmente anche questo si realizza a fianco della crisi, in cui il capitale si smaterializza, e forme sempre più grandi di ricchezza iniziano a correre per lo spazio internazionale in tempi brevissimi. E si privatizza ulteriormente il commercio globale e si gerarchizza ulteriormente. Quindi si annulla appunto lo spazio e il tempo, cioè spazio e tempo coincidono. Si parla di compressione spazio-temporale, categoria che spiega. Quindi proprio questa coincidenza tra spazio e tempo porta anche a non riuscire più a creare delle frecce sulle mappe. Esatto. Perché comunque una persona può essere ovunque in qualsiasi momento, una persona o il capitale finanziario. Non una persona, ma i capitali. Sì. E i capitali sicuramente condizionano. Ora, non credo in maniera meccanica, però sicuramente sono un fattore estremo di condizionamento. Basta vedere quando c'è una crisi, quando c'è un crack, cosa succede. Spesso in termini di migrazione è un'esplosione. Sono tutti fattori che penso sia abbastanza intuitivo pensare che hanno degli effetti profondi sul mondo delle migrazioni. E in ultimo c'è la scomposizione del ciclo produttivo, per cui non si produce più nei paesi centrali, negli Stati Uniti o in Europa, ma l'aumento del costo del lavoro non attira più migranti, ma è il lavoro che migra, è la fabbrica che migra. Quindi si produce in quello che si è cominciato a chiamare il terzo mondo, che peraltro il terzo mondo sono termini che nascono all'inizio degli anni 50, primo, secondo, terzo mondo, e sono di un sociologo francese che voleva semplicemente differenziare i paesi
del blocco occidentale e degli Stati Uniti contro quelli del secondo mondo, che era il mondo comunista, e quelli del terzo mondo, che erano i paesi non allineati. A Bandung nel 1955, dove c'è questa grande conferenza dei paesi non allineati che dicono non stiamo né con noi né con voi. Eppure il termine ha cominciato ad assumere un valore di arretratezza o di progresso. E quindi anche qua, da una visione spaziale si passa a una visione ideologica, no? Il primo mondo è il mondo sviluppato, poi ci sono quelli che sono via e via meno sviluppati, tanto che abbiamo dovuto trovare anche un quarto mondo, perché il terzo era diventato un po' troppo sviluppato, in via di sviluppo. Ci sono categorie, a mio avviso, fortemente criticabili. Certo. Dici che è nato prima come un concetto diverso, quelli che stavano comunisti, non comunisti, e quelli del terzo mondo erano quelli che non erano allineati. Esatto. Ma dopo il significato è stato sì. Cambiato attraverso il tempo. Sì, sì, sì. Bene. Esatto. Un sociologo francese chiamato Sauvé, non molto conosciuto, però in un articolo di giornale aveva diviso in queste tre categorie, ma senza alcun tipo di giudizio, di sviluppo o di tempo, no? di giudizio temporale, no? Di chi era più avanti e chi era più indietro. Era solo... Poi sono cambiati i significati. Insomma, la globalizzazione che va a pari passo con lo Stato-Nazione, che è un altro degli attori che abbiamo detto protagonisti, lo Stato-Nazione che va in crisi, che si fa sempre più debole per vari motivi, è quello che Bauman dice, le tre colonne portanti dello Stato-Nazione che entrano in crisi, quella economica, quella militare e quella culturale. Beh, quella culturale, quando si parla di omologazione della cultura, del sapere, quella militare, i conflitti cambiano, le guerre cambiano, non sono più stati contro gli altri, ma i conflitti si fanno sempre più indecifrabili. E oggi lo capiamo benissimo, se pensiamo all'11 settembre, ma se pensiamo anche a Parigi, no? Sembra che ci sia uno scontro con il mondo islamico, ma in fondo sono francesi. Cioè, è successo, c'è qualcosa che, no? Che non è più come prima. Che influenza ha tutto ciò con le migrazioni? Per dirla con Mazzotti e Pugliese, che sono due studiosi italiani delle migrazioni, se dovessimo rappresentare oggi, se dovessimo cartografare oggi il mondo delle migrazioni, sarebbe impossibile farlo. A meno che non vogliamo rappresentare un piatto di spaghetti. Le migrazioni si fanno indecifrabili, si fanno imprevedibili. Non c'è più una cartina, non ci sono più, ovviamente rimangono delle tendenze, che ancora rimangono le tendenze di cui parlavamo prima, dal mondo per esempio francofono, dal mondo ispanico, ma diventa impossibile rappresentare coerentemente quelli che sono i movimenti. Tant'è che per esempio c'è un libro che si chiama Turbolenza delle migrazioni, non so se sia tradotto in italiano, che è del 2000, di uno studioso australiano che si chiama Papa Sterzadis, che tiene proprio, parla di turbolenza, cioè di un qualcosa che rimane incontenibile, che non si riesce a controllare. E qui possiamo immaginare anche tutti i discorsi di partenza, sui passaporti, sulla migrazione, su queste difficoltà che c'è proprio nell'intercettare i movimenti, no? Nel comprenderli. Quindi tornando anche al rapporto tra l'autonomia delle migrazioni e quello che
una visione più strutturale. Certo, noi sappiamo benissimo in Italia, ma sappiamo, ovunque, i migranti cosa fanno, nella maggior parte dei casi, no? Però d'altra parte c'è anche un flusso che è incontrollabile. Per esempio, dopo le tragedie del 2013 di Lampedusa, che insomma c'è stato questo cambiamento anche, no? L'Unione Europea, l'Italia, insomma, la situazione era diventata veramente imbarazzante e sono scattate anche le operazioni di Mare Nostrum e di Eurosur. Ed Eurosur era proprio questo tentativo di tracciare il Mediterraneo, di tracciare i movimenti nel Mediterraneo. Ovviamente le mappe non sono pubbliche, ma una settimana fa sono andato, ero a Londra a un incontro proprio sull'immigrazione sul Mediterraneo, e una studiosa italiana, peraltro veramente brava, aveva visto queste mappe, era riuscita a vedere queste mappe tramite... Diceva che non si capisce niente. Perché non c'è una logica, poi probabilmente in questo caso anche la forte instabilità, e le guerre che sono, insomma, naturalmente hanno un'influenza sui flussi, no? Perché prima, per esempio, noi abbiamo fatto, con l'accordo del 2008, abbiamo delegato a Gheddafi del 2009, no? Abbiamo spostato la frontiera in Libia, o perlomeno il controllo, quindi in qualche maniera... Era là che si realizzava, no? Noi pensavamo allo spazio europeo, ma lo spazio europeo cominciava nella costa libica, non cominciava a Lampedusa, perché era lì che veniva intercettato, no? Però, tornando al discorso, nello stesso Mediterraneo, dove sembra che i flussi ne siano così prevedibili, no? Perché arrivano sempre lì, no? Eppure non è così. E questo è il cambiamento della globalizzazione. Che nell'arco di 10 anni cambiano i nostri ospiti, cioè da un flusso di romeni, poi l'anno dopo arrivano da un altro paese, non si sa perché, non riesce assolutamente a capire il senso. Forse posso intervenire io, cioè si può capire, il flusso di albanesi in Puglia si capisce, negli anni... Cioè, nel senso, comunque parliamo comunque di Mediterraneo, una logica lo puoi capire, cioè se scoppia la guerra in Siria, è normale che poi ti ritroverai ai confini con gli sfollati siriani che ti bussano alle porte. Cioè, magari non riesci a coglierne fino in fondo il senso, però c'è sempre un input che porta a sbloccare. Sì, ci sarà sicuramente. Non bisogna partire dall'Europa nell'analisi, bisogna partire da ogni singolo stato che sta nell'area nel bacino mediterraneo. Cioè, noi se guardiamo da un punto di vista europeo non potremmo mai capire, ma se analizziamo ogni singola situazione... Il discorso dell'imprevedibilità è un discorso che è legato anche ai percorsi. Cioè, nel caso di Mare Nostrum, loro dicono, sostanzialmente, noi non vogliamo gli immigrati, no, perché è palese, cioè, noi vogliamo solo i rifugiati, non ti diamo lo status di rifugiato, sei un migrante economico, quindi non venire qui o vai via. Ora, sono successe le tragedie, nascono, no, non possiamo andare avanti così, tracciamo i flussi, una volta che abbiamo tracciato i flussi, li gestiamo meglio. Perché so quando arrivi, non ti ritrovo all'ultimo momento. Questa è stata un po' l'idea che stava sotto, no? Dice, facciamo una mappa in tempo reale. Fanno delle mappe in tempo reale. Ci sono dei puntini rossi con cui dicono, c'è uno qua, c'è. Nel tempo tracciamo, vediamo da dove, no? Quali sono i percorsi. E dovrebbero essere, no? Dovrebbero essere scontati, perché in Libia c'è la guerra, comunque la Libia è esplosa. La Siria lo stesso. E quindi più o meno... La situazione che si è generata anche con tutte le primavere arabe, che dovevano essere delle primavere, in realtà si sono...
esatto, il risultato è stato quello che è stato. Cioè, è stato un disastro, non è stato una primavera, è stato un inverno. Sì. Vuoi il porta microfono che forse è per loro? Che penso che è anche correlato con il fatto della velocità delle comunicazioni, no? Certo. E la incapacità dello Stato di reagire nel confronto dei problemi, delle crisi che capitano nel mondo. E, cioè, ormai oggi possiamo viaggiare, spostarci, che fa parte pure della comunicazione, no? A una velocità che 10 anni fa non pensavamo, pure un po' prima, no? Assolutamente. Quindi scatta una crisi nell'Africa che porta a delle persone, cioè che ovviamente genera un processo che durerà un tempo, ma il giorno dopo sicuramente hai delle conseguenze, delle persone, non so, tutto il personale delle Nazioni Unite, penso, che torna subito perché deve lasciare il paese, e lo Stato ancora, cioè il governo non si è riunito per capire cosa fare. Quindi hanno un delay per agire. Assolutamente, ma anche per quanto riguarda il numero dei migranti, questo già dalla globalizzazione c'è stato un incremento fortissimo, e viene anche semplicemente dalla capacità di muoversi, certo. Sì, della possibilità di c'è anche il discorso che i mezzi di comunicazione cambiano la percezione anche del migrante. Beh, il discorso degli albanesi degli anni 90 comunque avevano un'immagine dell'Italia che era quella di Rai 1, perché quella vedevano. Poi è chiaro che non era quella l'Italia, non era quella di Raffaella Carrà. Però questo ha un'influenza potente a livello di immaginario, a livello di desiderio. Perché anche qua il discorso dell'attrazione, della spinta, che spesso si dice la differenza di salario, il migrante migra. Ma non è vero. O perlomeno non è sempre vero. Cioè c'è sempre dell'altro. Cioè, tu parli di Raffaella Carrà. Io l'altro, cioè, un paio di mesi fa ho visto un documentario su appunto i flussi migratori che ci sono tra la Nigeria e l'Italia. Cioè, in Nigeria c'hanno, non so, le fotografie di Naomi Campbell, che nera che vive in Europa, e pensano che tutte le nere in Europa siano Naomi Campbell. Quindi si mettono in mano a mercenari che speculano su questa cosa, e poi si ritrovano a battere per strada a Bologna o a Parigi. Cioè, però, cioè, è un problema serio questo, quello, sì, dell'immagine. Questo mi sembra un punto molto interessante, perché sì. Io penso che in realtà anche i mezzi di informazione abbiano sfatato questo mito, nel senso internet e la televisione stessa, se negli anni 90 ancora non era così avanzata come oggi, nel 2015 possiamo dire che la comunicazione tra i migranti stessi nei loro paesi, le televisioni e il web abbia un attimo ammorbidito questa visione fantastica dell'Italia, dell'Europa. Quindi in realtà la migrazione è comunque forzata, perché secondo me per lo più economica. Che poi adesso ci sia un'idea di un'Europa del nord, ovviamente, perché poi, cioè, è chiaro che in Italia non ci vuole rimanere nessuno di tutti i migranti che arrivano. Quindi in realtà questa visione dell'Italia degli anni 90, degli albanesi, ormai non esiste più. Cioè le telecomunicazioni e i media in realtà non funzionano più come aspetto attrattivo nei confronti dell'Italia. In realtà è il nord Europa che attira, ma per il punto di vista economico, come noi stessi emigriamo, anche loro vogliono tornarsene nel nord Europa. Sicuramente. Se posso aggiungere una cosa sull'imprevedibilità dei flussi, io credo sia dovuto anche al fatto che se prima magari un paese che accoglieva non mandava, non partivano dei flussi, oggi ci ritroviamo con un'Italia, per esempio nell'esempio italiano vediamo che ci sono dei flussi migratori dall'Africa, ma nel frattempo gli italiani cercano magari un futuro migliore verso l'estero, perché soprattutto la mia generazione, quella precedente, è abituata a un livello di vita abbastanza alto, e in un periodo di crisi magari un popolo africano che è abituato a un certo standard riesce a trovare un suo benessere in questa situazione. Così vediamo anche ingressi in Italia da parte di businessmen, vediamo per esempio Toir, un esempio, che acquista l'Inter nonostante in Italia ci sia la crisi. Ma perché? Perché trova una situazione con un prezzo più basso dove lui può avere un business che per gli italiani non esiste.
Certo. Cioè, il punto è che comunque stiamo parlando forse di cose diverse, perché comunque l'immigrato italiano non è il business, cioè l'immigrato africano non è il businessman che viene dall'Indonesia. Parlavo se prima magari l'Italia accoglieva e basta, oggi accoglie, trova, in Italia trovano un'economia vantaggiosa altri tipi di persone, mm-hmm. mentre gli italiani vanno fuori. Mi segui? Questo ragionamento? Sì, sì, sì. Questo intendo come dire l'impossibilità di tracciare un consumo. Però già l'immigrato che va all'estero, cioè non è l'immigrato africano che viene in Italia. L'italiano stesso, mm-hmm. Sì, sì, sì. Non è forzata quella. Vabbè, non so se serve questo. No, sì, sono d'accordo, secondo me stiamo parlando di cose diverse. Cioè io penso, per un'opinione, non ho fonti da citare, che poi non esistano realmente dei flussi migratori imprevedibili nel 2015. Credo che ci siano magari delle volontà politiche di non gestire determinati flussi migratori, perché così come ci sono statistiche che ogni anno ci dicono fino all'ultimo quanti laureati hanno lasciato l'Italia e sono andati divisi per università, allo stesso modo noi sappiamo benissimo di quanti sono i rifugiati, quante le donne, quanti bambini, quanti i siriani, gli eritrei, quanti ne sono morti, quanti sono. Poi, per quanto so io, la maggior parte dell'immigrazione clandestina si muove per aeroporti. Quello che succede con Mare Nostrum o le centinaia di persone che muoiono in mare sono una piccolissima parte poi realmente degli immigrati che arrivano in Europa. Purtroppo sono la parte più mediatica, più visibile, perché c'è anche lì, secondo me, una volontà politica di tenere questo concetto di emergenza e di tragedia, per cui si deve sempre gestire la tragedia delle 300 persone morte in mare, mentre è una cosa che va avanti in maniera costante da tanti anni e che non è stata mai gestita, ma non a livello italiano, appunto a livello di Mare Nostro, a livello di Nazioni Unite. Quindi se ci sono volontà politiche importanti, sì, rispetto a questo, perché non è solo Lampedusa, ma dietro Lampedusa ci sono accordi europei, eccetera, tutto quello che succede in Libia, tutti sanno tutto, tutti sappiamo benissimo, ci sono migliaia, centinaia di documentari di decine di giornalisti che hanno seguito dalla Somalia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dal Kenya, passo passo, questi camion di profughi che arrivano, certo, in Libia e vengono tenuti nelle carceri e poi sappiamo tutto. Abbiamo tutto, testimonianze, reportage, tutti gli interessi economici, si sa tutto rispetto a queste cose, quindi secondo me è una volontà politica. E sul discorso dell'immaginario, io nella mia esperienza sicuramente l'africano medio ha una visione che poteva essere quella dell'italiano negli anni 60, Alberto Sordi e degli Stati Uniti, e ha un'immagine inverosimile rispetto all'Europa. Però non credo neanche che, come diceva lui, che accade che la ragazza africana arriva e poi si trova a fare la prostituta. Succede, no, ma però non volevo generalizzare il fatto, no, che però voglio dire, l'immagine, no? Cioè, comunque c'è una certa consapevolezza rispetto. Sicuramente l'immigrazione è sempre spinta da... non è una scelta, altrimenti non sarebbe immigrazione. Però credo che... Anche lì ci sia siano smaliziati rispetto a quello che poi andranno a trovare. Sì, o almeno non esiste più. Cioè, la percezione che ho avuto, cioè almeno quello che diceva questo documentario, appunto, dicevamo queste ragazze nere bellissime che vanno a fare le sfilate di moda a Londra, però cioè, nel senso, poi in realtà si affidano a chiunque, piuttosto. Si affidano a persone cattivissime, cioè, poi arrivano qui. Il discorso
Il discorso, adesso per ricollegare all'intervento anche suo, il discorso dell'immaginario, il discorso della percezione va calato in un contesto di un cambiamento tra una migrazione che poteva essere di questo tipo e una migrazione che è oggi. È naturale che dagli anni 90, per esempio, o a oggi, le reti, no? Ci sono delle reti, dei migranti, delle informazioni, però se parliamo di immigrazione sotto, nel tempo della globalizzazione e pensiamo all'immigrazione precedente, i fattori di cambiamento e di rottura sono evidenti e sono di questo tipo. Cioè, si chiama socializzazione anticipata, che il migrante sa già dove va, no? Poi, ovviamente, si costruisce un immaginario perché ha dei mezzi che prima non aveva, che gliela permette di costruirlo, l'immaginario. Poi, molte volte, sono immaginari, sono veramente immagini, che hanno poca relazione. Però è chiaro che non è che anche uno attraversa il Mediterraneo senza sapere chi c'è di là, o comunque attraversano adesso con la cosa di Mare Nostrum, di Eurosur, di tutta questa congiuntura che si è creata, praticamente la Marina è responsabile, era responsabile del salvataggio. Quindi, mentre prima era successo che gli avevano anche sparato la Marina, no? Cioè, negli anni precedenti, adesso no? Erano responsabili del salvataggio, tanto che il migrante sa che fino a che è nelle acque libiche comunque non internazionali, la Marina italiana non è responsabile. Quando si avvicinano alle acque internazionali, dove la Marina può intervenire, hanno dei telefoni satellitari e chiamano la Marina, semplicemente, no? Stiamo arrivando, siamo in pericolo, nel senso che il migrante sa benissimo, no? Dove va, cioè, insomma, è chiaro che si investe l'esistenza più possibile, però, voglio dire, calato il discorso in un contesto generale ed internazionale e soprattutto in paragone con quello che, sotto un profilo storico, era l'immigrazione, anche in termini di immaginario, il cambiamento è radicale. Poi con varie sfaccettature, e poi dipende anche dai posti. E no, quello che volevo dire o aggiungere, a proposito dell'immaginario, anche gli immigrati italiani che arrivavano a Buenos Aires non è che scrivevano ai propri familiari, dicevano sto malissimo, vivo in una baracca, dicevano sto benissimo, sono super ricco e in Argentina ci sono, non so, le pannocchie giganti, fiumi di latte. Quindi è normale che si forma sto meccanismo, tutto il paese vuole andare a vivere in Argentina dove ci sono le pannocchie giganti e i fiumi di latte. Beh, c'era un film bellissimo, Nuovo Mondo, che parlava proprio dei siciliani, no? Con queste carote giganti. A proposito dei posti e dei luoghi sull'emigrazione, c'è un Marco Aguinis, un intellettuale argentino, è nell'atroce incanto di essere argentino, se nell'atroce incanto di essere argentini, spiega molto bene come è cambiata, per esempio, com'era l'emigrazione europea verso l'Argentina e verso l'Europa, e di come questa, appunto, essendo affrontata dai paesi che ricevevano in maniera diversa, si è creato anche uno spirito diverso nell'emigrante. Arrivando alle differenze tra questi due paesi, mi viene appunto in mente, come diceva Guinness, il fatto che l'emigrante europeo arrivava a Ellis Island, doveva rimanerci 40 giorni perché venivano messi in quarantena, e questo ha creato di fatto un atteggiamento quasi anti-statunitense nell'emigrazione europea, mentre in Argentina arrivavano all'hotel de Inmigrantes a Buenos Aires e avevano già la possibilità, non solo erano ospitati, ma avevano già la possibilità di uscire fuori, incontrare i parenti, gli amici, che erano state le persone che sicuramente avevano scritto per invitarli a raggiungerli, e avevano quindi quella possibilità di trovare techo y trabajo, un tetto dove vivere e un lavoro. Sono stato anche a Avellaneda, perché lì c'è un ragazzo che viene da Avellaneda. C'è una comunità di Pesco Pagano, un paese della Basilicata, che si è praticamente svuotato nel corso di questa emigrazione italiana verso l'Argentina. Sono stati, diciamo, così presenti sul territorio di Avellaneda, che è un comune nella provincia di Buenos Aires, a sud di Buenos Aires,
e che hanno, sono riusciti a chiedere al sindaco di Avellaneda, all'intendente, di modificare il nome del quartiere in barrio Pesco Paganese, nel senso era così forte e quindi anche no, un atteggiamento completamente diverso su come appunto si le leggi sulle migrazioni, su il rapporto che c'è tra il paese che ospita, che riceve, e gli emigranti che arrivano. Beh, certo che è evidente che erano, no? Sono due congiunture, per esempio economiche e politiche, completamente diverse tra l'Argentina e gli Stati Uniti all'inizio del Novecento, no? L'Argentina era quasi una terra di conquista, messa comunque, gli Stati Uniti erano già una potenza mondiale, era una potenza coloniale già, quindi il mercato del lavoro, scusa un attimo, il discorso della frontiera tra Stati Uniti e Messico, che è la frontiera famosa semplicemente perché è una tra gestita in maniera moderna, è tra le più antiche ad essere gestita in questa maniera. E tant'è, ritornando al discorso del lavoro, di quanto cioè, tra forza lavoro, l'immigrazione e il lavoro, era gestito da un ministero del lavoro statunitense dagli anni 20 agli anni 50, aveva il compito di monitorare le migrazioni. Adesso, insomma, per ritornare anche, no? Non a discorsi meccanicistici, ma a quanto poi sia importante questo fattore qua. Scusa. Sì, non conosco molto bene come è stata l'immigrazione negli Stati Uniti, ma questo che stai dicendo tu, più o meno in questo periodo che gli italiani hanno viaggiato all'Argentina, gli Stati Uniti magari erano già avanti, l'Argentina aveva bisogno di, siccome è un'estensione di terra molto grande, aveva bisogno di persone in pratica che lavorassero, sto parlando bene, se capisci, la terra, e anche per questo queste persone che magari qua non avevano la possibilità, post guerra e tutto, hanno trovato che arrivavano al nostro paese, con che lo ricevevano con le braccia aperte e le davano il pezzo di terra anche per poter lavorare, comunque andare avanti subito. Quindi penso che anche magari, no, non sono specialista in questo, ma magari questa è un'altra differenza tra la immigrazione agli Stati Uniti e l'Argentina. Assolutamente. Il bisogno di popolare, popolare il paese e farlo crescere. Assolutamente. Domani parleremo su questo argomento, infatti, un po' in realtà avevano bisogno anche di professionisti, cercavano ingegneri, la maggior parte si spacciavano. Aspetta, però c'è nel senso l'immigrazione italiana in Argentina, l'emigrato italiano era un ignorante. Sì, ma, cioè, però alcuni erano professionisti, infatti sono andati lì, ripeto, cercavano si spacciavano anche a delle persone salentine che vivono lì e dicevano, molti partivano, sì, si spacciavano per ingegneri per arrivare lì a fare altri lavori. Sì, sì, sì. Però c'è da dire anche che adesso non c'è esattamente per quanto riguarda l'Argentina, però per quanto riguarda il Centro America, avevano bisogno proprio dell'europeo in quanto bianco, perché comunque dovevano popolare di bianchi, di crioglio, per una questione etnica, certo. Quindi era anche per quello che accettavano, non lo so in Argentina, però in Centro America era per quello che accettavano gli europei, anzi. Sì, infatti pure, cioè, su questi argomenti torneremo domani, ma c'era una questione pure culturale, razziale la parola, di promuovere l'immigrazione. Però in questo argomento razziale, l'immigrazione italiana non era considerata. Cioè, perché gli italiani non erano quelli europei che si volevano nell'America. Infatti è stata, cioè, l'italiano era l'immigrato che non era qualificato, che quella migrazione che si promuoveva dall'Argentina, dell'America, era sempre quella dell'Europa del Nord. Dell'Argentina non so. Sì, no, in tutta l'America è stato più o meno lo stesso parametro. Ma sì, pure domani poi parleremo meglio. Su questo aspetto dell'immigrante italiano in Argentina vorrei ricordare che l'Argentina è un paese che ha una legge
emanata nel 95, che istituisce il Dia dell'immigrante italiano. Si festeggia il 3 di giugno, quindi in prossimità del 2 di giugno, che è la nostra festa della Repubblica, ma anche perché il 3 di giugno è il compleanno di Belgrano, generale argentino e fondatore, diciamo un padre fondatore dell'Argentina, e per far capire anche questo intreccio tra i due paesi, nel senso che si riconosce alla comunità italiana il contributo ad aver costruito con il proprio lavoro, con il proprio sudore, con un'immigrazione forte, massiccia verso l'Argentina, un intero paese, perché poi diciamo l'Argentina secondo me è uno dei capitoli della storia italiana scritto da italiani che hanno lasciato il proprio paese per scappare appunto da miseria e povertà e trasferendosi in quel paese hanno contribuito a costruirlo. Bene, vogliamo fare un break? Respirare, insomma, 10 minuti, un quarto d'ora prima che... Partiamo. Vabbè, volevo dire due cose, se nessuno poi, non so, a conclusione di tutta la parte precedente, poi ovviamente se ci sono altri interventi sono più che benvenuti. La prima era, vabbè, ne parlavamo fuori, che il discorso di autonomy of migration, cioè di questa autonomia delle migrazioni, non significa affatto che, insomma, non esclude tutti i fattori di sfruttamento che comunque riguardano le congiunture dell'economia internazionale, nell'analisi anche teorica delle migrazioni. Il discorso dell'autonomia un qualcosa che è visto come costitutivo e come presente, come ineliminabile, nel momento in cui si prova a costruire una teoria dei movimenti migratori. E secondo, ovviamente insomma ci sono tante cose da dire, però nel cambiamento delle migrazioni, nell'ambito della globalizzazione ovviamente molte cose sono cambiate, abbiamo detto anche l'accelerazione per i mezzi, insomma la conoscenza e la composizione. Solo accennarlo, purtroppo per motivi di tempo, però è un fattore di estremo interesse, che per esempio la presenza femminile è aumentata in maniera veramente incredibile, ha superato spesso il 50% in paesi per esempio come le Filippine, ma non solo, e specialmente questo si è verificato negli anni 70, mentre prima era il tipico migrante, era uomo, il maschio, anche nella famiglia che lasciava in cerca di fortuna e poi le rimesse. La donna è cominciata probabilmente anche per un discorso del mercato del lavoro nei paesi per esempio occidentali, ma non solo, è diventata una parte fondamentale della composizione, da qui anche poi i movimenti, perché insomma bisogna pensare anche ai migranti come una forza politica, e che ci sono varie maniere, perché ci consideriamo cittadini italiani, per esempio? Beh, in Italia esiste lo ius sanguinis, praticamente la cittadinanza si riproduce attraverso relazioni di sangue. Pare controverso pensare che abbiamo la cittadinanza nel sangue. Eppure questo è quello che succede. In Francia, già dal 1889, esisteva lo ius soli, cioè che bastava nascere. Insomma, il luogo di nascita era il luogo che determinava la cittadinanza, di un processo fortemente inclusivo. Necessità come compromesso per acquisire la cittadinanza, ossia un'adesione incondizionata alla Repubblica e dai valori della Repubblica al costo dell'emarginazione. E prendo una parentesi, ma proprio molto breve, il discorso anche qua dell'essere bianco o della francesità che veniva certo corrisposto nel passaporto, ma le balnée, per esempio, tutto il discorso parigino che è esploso 10 anni fa in tutta la sua forza, ha dimostrato che comunque
che i problemi ovviamente allo Ius Soli non è certo sufficiente insomma, per il processo inclusivo, ma naturalmente non può essere un passaporto o un documento che poi risolva dei problemi che siano così profondi dentro la società. Volevo proseguire con una domanda. Se è possibile, o comunque, qual è la distinzione tra confine e frontiera? Confine geografico. Frontiera è sempre detto il contrario. Cioè il confine può essere anche un confine a livello di moralità. L'essere, avere un tipo di morale. Forse da dove voi? Quel confine. Intendevo in termini intanto fisici. Intanto usano una distinzione che fa Sandro Mezzadra, che è un studioso delle migrazioni abbastanza originale, che parte proprio da questa distinzione per procedere su un discorso della cittadinanza e del conflitto e della diversità all'interno della cittadinanza. Il confine è storicamente una linea. Il confine, per esempio, è lo stato, è il mezzo per cui uno stato delimita il limite, il terreno dove esercita la sovranità sul territorio. Mentre la frontiera, anche insomma, nell'immaginario dei film western, è uno spazio. È uno spazio che non è riconducibile a una linea, no? Le terre di frontiera, delle terre che, no? Anche immaginario americano, quelle terre senza legge, no? Quindi uno spazio di transizione. Uno spazio di transizione, quindi non è uno spazio ben descritto, dove esistono delle relazioni ben strutturate. È uno spazio dove si incontrano, si scontrano, si mettono in gioco le identità. Quindi questa distinzione tra un confine, che poi possiamo portare anche a termini antropologici, che insomma l'antropologia ha avuto questo sviluppo di dare un valore al confine che è al di là di quello geografico, il semplice limite di esercizio della sovranità, o un limite naturale insomma, di uno Stato, possiamo dire che all'interno delle culture il discorso multiculturalista, per esempio, ha sempre visto basicamente le culture come un qualcosa di chiuso, basicamente. Qualcosa di chiuso come può essere nel caso dell'immigrazione, dove uno porta il proprio bagaglio, però nella visione multiculturale l'idea è che ci sono molte culture come se fossero molti oggetti ben delimitati che entrano in contatto. Il discorso della frontiera, invece, tende proprio a mettere in tensione questo concetto in virtù di uno spazio, che è uno spazio dell'immigrazione, che è uno spazio della società contemporanea, che è uno spazio tutt'altro che chiuso, che invece è uno spazio aperto, è uno spazio di forte transizione, anche per tutti gli elementi che abbiamo fatto emergere in precedenza. Quindi per questa continua velocità, per questo continuo spostamento e circolazione di persone, di conoscenze, di esperienza, ma il punto più importante è che questa concezione dell'identità nella frontiera, nell'idea di frontiera, è aperta, è tutt'altro che chiusa e ben determinata. Quindi un'idea di cultura e di senso dell'appartenenza che è aperta allo scambio, è inevitabilmente, direi costitutivamente, aperta allo scambio, attraverso le interazioni, per esempio. E qui vorrei ricordare tutto il lavoro postcoloniale di autori come Said o Stuart Hall, che hanno messo in profonda crisi l'identità, questa presunta esclusività della cultura, per esempio,
considerata come un mondo chiuso in cui il migrante porta. Certo, ma poi lo mette in interazione nello spazio in cui il migrante vive. E può, non può che cambiare. Si parla di ibridità, di cultura ibrida, di cultura che non è mai determinata, e soprattutto nel mondo chiamato postmoderno, nel mondo dei contatti, nel mondo delle mille relazioni. Insomma, sarebbe la pena spendere una parola per Stuart Hall, che è uno dei capostipiti degli studi culturali inglesi, che è venuto a mancare proprio un anno fa, credo fosse proprio febbraio dell'anno scorso, uno studioso di origine giamaicana, pelle nera, che ha sempre vissuto in Inghilterra, che ha sempre vissuto il problema dell'identità, o perlomeno ha vissuto l'identità come un problema, sempre in maniera conflittuale, poi in una società tutt'altro che semplice come quella inglese, soprattutto il rapporto a temi etnici. Stuart Hall, che ha usato Gramsci, ha usato specialmente quel Gramsci delle relazioni tra nord e sud, che ha rivisto il processo anche di unificazione dell'Italia e come è stato culturalmente poi passato, ricostruito e riraccontato questa relazione tra nord e sud, in cui diceva che riportava proprio un saggio bellissimo che penso che sia del 23, incompiuto, si chiama Alcuni temi sulla questione meridionale, in cui in 10 pagine fa una descrizione di quelle che sono, riporta i sociologhi dell'epoca che descrivevano le persone del sud come pigre, incapaci. Diceva: attenzione che questi sociologhi sono al servizio del processo di unità nazionale, che è stato un processo egemonico nei confronti del sud Italia. Ma non dico questo per problematizzare l'unità nazionale, che non mi sembra nel momento e né possibile farla in termini così semplicistici, poi, ma solo per far emergere questa relazione che è geografica, ma che è culturale, ma che è anche identitaria, per quello che riguarda la visione dell'altro, e nel momento in cui va in interazione politicamente, che sia un processo di conquista, di unificazione, ma che sia un processo anche di migrazione semplicemente, come individui vengono a contatto e poi si relazionano culturalmente. E a mio parere il lavoro di Stuart Hall è un lavoro assolutamente interessante, come quello di Edward Said, un'altra identità ibrida, intellettuale palestinese, naturalizzato statunitense, altro acutissimo lettore di Gramsci, che ha reanalizzato tutta la letteratura, diciamo, mainstream, dal Rinascimento ai giorni nostri, per far emergere l'idea di Oriente. E cosa diceva Said? Diceva: guardate che nel mondo occidentale, attraverso letteratura come Conrad, Cuore di Tenebra, si è costruita un'immagine dell'Oriente adatta solamente alla conquista dell'Oriente, descritti anche qui come selvaggi, usando sempre questi rapporti spaziali e geografici che sin dall'inizio, ho detto, che mi sembrano degli strumenti che molto utili per costruire queste relazioni che sono politiche e culturali, soprattutto in termini di immigrazione, che quando implicano degli spostamenti. Quindi Said, nel suo capolavoro del 78 chiamato Orientalismo, diceva: attenzione che il rapporto tra cultura e politica non è un rapporto semplice, è un rapporto complesso, e si alimentano a vicenda, politicizzando la cultura da una parte, dicendo che non esiste una cultura che sia indipendente o che sia oggettiva o che non sia di parte in qualche maniera, perché tende a costruire un immaginario su cui poi vanno ad agire gli uomini. L'Oriente, in questo caso.
Certo, detta oggi, anche alla luce delle ultime settimane di Parigi, ma anche degli ultimi, direi, 10-15 anni, i rapporti con il mondo arabo, questa visione che abbiamo dell'Oriente, comunque che abbiamo, che si vuole dare, pare un aspetto problematico che sicuramente vale la pena, secondo me, di evidenziare anche in questi termini spaziali e insomma, profondamente controversi. Avrei tante cose da dire, ma forse per questione di tempo passiamo al documentario. E se non ci sono... osservazioni, critiche, niente? No, poi stavo pensando adesso che hai parlato, grazie. Il balletto. Che stavo pensando adesso che hai parlato della differenza tra i confini, il confine e la frontiera. Forse domani possiamo analizzare l'argomento degli italiani all'estero dentro di questa prospettiva, cioè, il riconoscimento di una cittadinanza all'estero, come influisce nel concetto di Stato, nelle sue frontiere. Bene. Ma domani. Io più che altro ho un'osservazione da fare. Ma da quando nasce sta pippa della cittadinanza? Cioè, io mi ricordo i mercanti veneziani che andavano in Oriente, cioè mi ricordo, cioè ho letto, i mercanti veneziani andavano in Oriente, cioè, non ci sono documenti che dicono ah, mamma, i turchi, cioè, anzi, benvenuti i turchi. Cioè, noi mercanteggiamo insieme. Cioè, dipende cosa intendiamo con cittadinanza. Se intendiamo un discorso, per esempio, di passaporto, se vediamo la sublimazione della cittadinanza nel passaporto, è quello Stato-nazione. Cioè, nel senso, ho gli stessi... Nella stessa Grecia si parlava di cittadinanza come identità dal punto di vista culturale, linguistico, alla società d'appartenenza. Però i problemi nascono quando si catalogano le persone. Ma cioè, pensavo anche, insomma, ieri in aeroporto, entri in un aeroporto, specialmente negli aeroporti grandi, cioè, ci sono spazi divisi a seconda del passaporto. Adesso mi viene in mente Foucault e la biapolitica e il controllo fisico a livello biologico delle persone, no? Sì. C'è una divisione netta. E quindi probabilmente c'è un conto è il riconoscimento della cittadinanza, il riconoscimento di appartenenza ad una polis. Un conto è quando poi questo viene scientificamente, tra virgolette, catalogato e poi ti condiziona quello che è la tua vita. Perché ovviamente noi possiamo vederlo meno avendo un passaporto forte, che ci permette la libertà di circolazione, però tornerei prima con i discorsi dello spazio con Bauman, che dice qui la forza ce l'ha chi ha la libertà di circolare oggi, perché è un diritto di cui possono godere veramente pochi cittadini nel mondo, la libertà di circolazione. Quindi secondo me, la cittadinanza viene... Dammi il microfono, devi parlare? Sì. La cittadinanza assume un ruolo fondamentale quando poi entrano in gioco questi fattori qua, quando poi diventa un limite, no, in qualche maniera, o un vantaggio. È tutto sommato un concetto relativamente recente, cioè nel senso, anzi... Cioè la situazione è un problema, cioè, adesso, nella storia recente. Cioè, perché nel passato, ma anche i genovesi stessi, cioè nel senso... non avevano confini, cioè viaggiavano, cioè nel senso, forse sì, ho un po' di confusione io, però sì, cioè, non, senso... cioè il discorso della cittadinanza è un discorso di catalogazione, cioè non solo come immaginario, come senso d'appartenenza, ma come catalogazione rispetto a un sistema sociale, cioè. Per questo che Marshall parte dai diritti civili e parte sostanzialmente dal Settecento, dalla fine del Settecento, dallo Stato-Nazione sostanzialmente,
quando dice chi partecipa e chi no, no? Quindi tutte anche le lotte sociali, cioè le donne che votano insomma, relativamente da poco tempo. Cioè il processo di inclusione, cioè, pensando a cittadinanza come inclusione nello spazio sociale in cui si vive. In questi termini è molto recente. Poi è chiaro che si parla di cittadinanza sin dall'antichità, però che è in termini diversi. Cioè parlando anche di un libro che ho letto recentemente, Il Corsaro Nero di Salgari. Cioè nel senso, ok, loro sono nell'illegalità secondo la visione spagnola, perché sono corsari appunto, però su quel vascello ci stavano italiani, spagnoli, olandesi, francesi, cioè non c'era un confine su quel vascello, erano tutti insieme. Cioè, non so che lingua parlassero, però, cioè, è questo il senso. Sarà Sofia prima. Sì, Sofia. Vai, no, Sofia. Ok. Questa cosa mi ha fatto venire in mente il discorso che si faceva prima sull'immaginario, sulla costruzione dell'immaginario, che secondo me è proprio strettamente legata al discorso del passaporto, della cittadinanza, dell'impossibilità di circolare, proprio perché in molti, almeno nella stragrande maggioranza dei paesi africani, è un'utopia quella di poter circolare liberamente, di poter anche fare un po' tipo Troisi ricomincio da tre, che vuoi cominciare la mamma, che i napoletani possono anche viaggiare e non necessariamente emigrare, no? Lui vuole partire, la mamma dice no, non emigrare, lui dice no, ma voglio soltanto viaggiare e vedere il mondo. La stessa cosa è per un ragazzo africano, per esempio nigeriano, etiopico, somalo, che non può viaggiare anche solo per la voglia di scoprire, di vedere com'è l'Europa per un mese, no? Perché è difficilissimo avere un passaporto, tutti questi discorsi. E quindi queste due cose, cioè, il discorso della cittadinanza crea proprio un muro tra chi può muoversi e chi non può farlo, e quindi si crea questo discorso dell'utopia, dell'Occidente, dell'Europa, perché è un luogo che non si può, che posso solo immaginare, e chissà se riuscirò a vedere. Cioè, questa cosa mi ha fatto. Quello che volevo dire, cioè, riguardo a quello che ha detto, scusa, com'è il tuo nome? Paola. Che il problema non è la cittadinanza per sé, ma i limiti che ti pongono a freddi in confronto della cittadinanza, perché come ha detto Simone, è esistita sempre la cittadinanza legata all'appartenenza a un gruppo, e appartenere a un gruppo è essere un umano, è proprio appartenere a un gruppo, cioè è una cosa abituale, normale, necessaria. Il problema è secondo la mia visione, nasce il problema quando la cittadinanza diventa, c'hai un divieto di fare, di circolare, di commerciare, di essere educato nell'altra parte del mondo perché sei cittadino di un paese o no. Sì, la rigidità. Sì. Non dovrei esserlo. Sì, però è un problema recente, perché la cittadinanza è legata adesso al passaporto, e infatti questo problema è salito nella prima e la seconda guerra, no? Però dal mio punto di vista, se si vuole, adesso nell'Europa c'è stato un progresso, cioè un progresso in questa materia. Cioè, se pensiamo un po', nelle guerre il problema del passaporto era un problema europeo, è stato creato qua per vietare ai cittadini dentro l'Europa di passare da un paese all'altro. Adesso è forse uno dei primi spazi al mondo dove non hai bisogno di avere un passaporto. Quindi. Sì, si parla per esempio di frontiere della cittadinanza, proprio ritornando al discorso di prima sugli spazi, come anche la cittadinanza sia un campo di lotta in fondo, e dove anche l'inclusione sia molto problematizzata e non sia... L'Europa non è che esclude, ma include in maniera diversa, no? Si parla di inclusione differenziale dei migranti, proprio perché tramite, per esempio, i diritti, i visti temporanei o chi riesce a stare un po' o meno, si creano delle cittadinanze che non sono di serie A, sono di serie B, C, D,
dipende dai casi, dalla legislazione, comunque non è chiara anche in termini europei. E quindi questa cittadinanza diventa un altro spazio di frontiera e sostanzialmente di conflitto per i migranti, insomma, dove cercano di, insomma, di aumentare, cercano la loro libertà. Perché un'altra, è veramente paradossale il fatto che le frontiere siano aperte, le frontiere, ma non sono aperte per tutti le frontiere, anche le frontiere interne parlo. Cioè, per i capitali, per le merci non c'è mai problema se siano interne o esterne, le frontiere passano ovunque, ma per gli esseri umani no, e cambiano anche non solo se sono cittadini europei o meno, ma anche da dove vengono cambia, perché poi conta la relazione che i paesi hanno con questi paesi terzi, dei migranti, e quindi si crea veramente uno spazio di conflitto, di tensione, di stratificazione della cittadinanza, che anche qua credo che la metafora della frontiera renda abbastanza l'idea di questa circolazione molto problematica. E un'altra cosa riguardo l'immaginario, beh certo c'è lo Stato-Nazione che offre l'immaginario per il passaporto, no? Le comunità immaginarie, tu avevi presentato il libro, un libro del 92, se non sbaglio, di Anderson, in cui dice, guardate ragazzi, che il concetto di appartenenza a una nazione è immaginario. È immaginario non che non esista, ma è costruito socialmente. Si costruisce immagine in base a delle immagini, in base linguistico, a dei fatti ritenuti salienti, più o meno ragione. Attenzione, non significa che non esista una storia comune. Però dice... Il titolo è Le comunità immaginarie. Beh, le comunità immaginarie costruiscono i passaporti, che non sono immaginari. Andiamo al video, se non c'è più nessun intervento. Noi prima lo manderei, poi vediamo che succede, sperando di avere il volume, che non so dove sia. È un audio, eh? È un audio. Ah, no, devi aprirlo con VLC. Ah, è vero. Ricorrendo i tempi, perché adesso è ancora di più di estrema attualità. Quale? Che
i luoghi che si, dove è necessario un ripopolamento, che hanno vissuto il dramma delle migrazioni e che rimangono degli agglomerati dove c'è questo senso di trasformazione sociale, dove i giovani vanno via, i nuovi arrivati possono essere un elemento di rigenerazione di questi luoghi se solamente si fa prevalere il senso della razionalità e della sensibilità umana. In 12 anni a Viaggio non è mai successo un episodio negativo, una questione di intolleranza, e allora questo è il modello di Viaggio, capire che intanto la presenza delle persone è imprescindibile da qualsiasi via di sviluppo. Come lo dico, una cosa banale: se noi facciamo, immaginiamo come comune di fare una palestra o un campo sportivo, ma se non ci sono i ragazzi che giocano, è un'opera fine a se stessa. E perché la percezione che è un fatto positivo? Perché nella ricerca di soluzioni per l'integrazione vera, quindi il lavoro, i servizi sociali, allora in quella elaborazione si individuano anche opportunità, nascono delle opportunità anche per le persone del luogo. Chi è arrivato qua per la curiosità di capire come mai un luogo di emigranti prima degli immigrati, alla fine ha fatto nascere, ha dato lo stimolo per fare un sistema di case per l'accoglienza turistica solidale. Quindi i turisti che dovevano arrivare per i corsi di viaggio in realtà arrivano per questo modello di viaggio legato all'accoglienza degli immigrati e a capire come loro possono diventare non solo una parte integrante della comunità, ma anche un'occasione per rigenerare questi luoghi. Il viaggio è diventato ottimo, un luogo di passaggio, sono passate migliaia di persone e ognuno con la sua storia così, di profonda sofferenza umana, soprattutto perché sono persone che vengono dall'Africa subsahariana, donne, bambini, che nel loro percorso di arrivo in Europa, che immagino che come per gli emigranti nostri era l'America. Immagino hanno confiscato un migliore vita per loro figli. Non ci vuole molto per capire che questi luoghi adesso non corrispondono poi all'immaginario delle grandi città, però il senso di umanità, del calore umano, della relazione, è un fatto che ha giocato positivamente. Abbiamo costruito nel vecchio centro storico un sistema di botteghe artigiane dove insieme lavorano persone del luogo e nuovi cittadini, persone immigrate, e questo ha intercettato il turismo scolastico. Abbiamo in pratica allargato gli orizzonti.
anche l'esperienza istituzionale non si lega unicamente alla quotidianità, perché sono le problematiche anche che vanno risolte delle buche delle strade, però ha un orizzonte che è come se tu guardi, hai uno sguardo sul mondo. Questo secondo me è un fatto straordinario, e anche le persone di viaggio in questi anni hanno avuto l'opportunità, attraverso le persone che sono arrivate e con le quali si sono relazionate, perché c'è stato questo incontro. Sono nati matrimoni misti, sono nati amori, sono nati amicizie. Se alla fine, se uno si ferma un attimo per fare una riflessione, incontri andare via da una terra perché non c'è lavoro, ed emigrare, per immaginare poi di ritornare, insomma, queste condizioni sospese con la nostalgia. L'incontro è andare via perché c'è la guerra, perché uno vuole vivere, tutti vogliamo vivere, quando è un diritto fondamentale. Allora, l'associazione Città Futura praticamente nasce da un'iniziativa di un gruppo di giovani qui del paese, giovani disoccupati, che praticamente, siccome Iace era diventato il paese ormai fantasma, perché popolato solamente da anziani, è stata formata proprio per recuperare la storia, la tradizione, il folklore e la cultura di questo paese che ormai stava scomparendo. Prima di tutto con il recupero delle borghe artigiane, quindi la tessitura, perché ogni famiglia all'interno della borga aveva un telaio dove praticamente tessera il proprio bordello familiare oppure preparava la borga per la figlia femmina. Poi sono nati altri laboratori, la ceramica, il vetro, il ricamo, siamo per aprire un laboratorio di cioccolato. Di conseguenza, praticamente, quando nasce contemporaneamente questa situazione, verso fine agosto giù a Reggio Marina approda, diciamo, sulla nostra spiaggia un veliero con a bordo praticamente 200 profughi che arrivavano dal Kurdistan. 50 di loro ormai avevano fatto amicizia con le persone del paese, decisero di rimanere qui all'interno del paese e sono stati aiutati appunto dall'associazione Città Futura. Il progetto non dura per sempre, 6 mesi, 9 mesi, 1 anno. Una volta che finisce questo progetto, queste persone tendono a integrarsi qui sul territorio e noi cerchiamo di aiutarli, diciamo, come possiamo. Ci siamo accreditati da 2 anni con il Banco Alimentare della Calabria, dove ci danno degli alimenti per i rifugiati, ma anche per le famiglie del posto che praticamente hanno difficoltà economiche. E quindi tra la Marina e il Borgo praticamente abbiamo un numero molto elevato di rifugiati che si sono integrati qui da diversi anni, come rifugiati per esempio che lavorano nelle nostre bocchette. È fatto la mano dall'Afghanistan, viene questa roba, forse il cellulare, pure il cellulare, questo. Hanno un progetto di ciò da mangiare, dopo ho finito il mio progetto, io lavoro, vado per lavoro come qua, e dopo io ce l'ho contratto, vado in Norvegia per questo lavoro. In Norvegia non lasciato me, perché io sono dipendente di Italia. Nel momento sono di Italia, io 2 euro. 100 di qua, 10.000 di là. E uno lavoro 40 anni, c'è guerra là, dove non c'è un marito, solo questo lavoro che ho portato qua e venduto.
dicevo, il ministero ha dedicato questi fondi, c'è stata l'idea di fare questi bonus, che sono dei buoni spesa, che li chiamano praticamente per quanto riguarda il vitto, il pocket money, le ricariche telefoniche, loro sono autonomi. Allora è stato fatto prima di tutto per i ritardi del ministero, secondo per renderli più autonomi, indipendenti e fargli capire il valore dei soldi. Quindi un conto è quando gliela facevamo noi la spesa, che c'erano degli operatori addetti proprio per la spesa, barando naturalmente pure la loro cultura, quindi dei cibi rimasti diciamo alla loro cultura, al loro paese, e un conto che vanno la loro stessa a fare amicizia con le persone del posto, con i commercianti, e capire il vero valore dei soldi. Loro vanno, li spendono, e noi quando prendiamo i soldi dal ministero, i commercianti lo sanno, noi li rimborsiamo questi bonus. Praticamente ogni bonus dietro viene timbrato da ogni associazione e firmato. Neonati, bambini di un anno, di due anni, noi abbiamo 140 bambini qua sul territorio, solo immigrati, perché rifugiati. Perché di nuovo noi nella scuola, tu calcoli che su 40 bambini che ci sono a scuola, 28-30 sono bambini rifugiati. Quindi sulla percentuale abbiamo come dire, tre quarti dei bambini stranieri e un quarto dei bambini. Abbiamo salvato la scuola noi con questo progetto, altrimenti la scuola non era così. Sembra un paradosso, infatti noi, terra di emigrazione, siamo diventati paesi dell'accoglienza di immigrazione. Questo praticamente c'è il SAR, non so se l'avete conosciuto il SAR, c'è il laboratorio della ceramica qui, qui vicino, no? Io vengo dall'Afghanistan, prima 2001, ho fatto per le curie, problema, e poi con il barca, 5 giorni sul mare, forse il mare qualche mattina. Non lo so, prima che io andato, non sapevo di dove andare, e poi c'è sul mare venuti in aereo militare. Tanti soldati che con il barco con molto veloce, venuti da noi. Mette la mano sulla testa così, tutta la mano così, con le pistole, il soldato. Ha detto che tranquillo, adesso noi aiutare per loro. Cosa vuoi che noi non abbiamo acqua per mangiare? 5 giorni niente mangiare, niente per niente. Perché quando noi vogliamo per mangiare? Il capitano di Nama, i loro curdi. Loro picchiava i bambini, e donne, cani, donne, i ragazzi. A Riace 2003 sono andato a Roma, a Venezia, il primo Natale di notte. Dove anni? Un'ancora, quello che vuoi. Un bicchiere, un bicchiere, quello che decide lui. Attenzione che...
magari c'è interruzione. Forse dato che ci sono questi laboratori, forse per questo motivo, perché se loro stessero a casa tutto il tempo, allora magari. Però magari le persone chiacchierano, vogliono vedere cosa fanno. Poi magari loro pure con noi, già lui è mio amico, poi magari io con la mia amica, vogliamo, abbiamo un bel rapporto. Io conosco i suoi amici. No, come funziona normalmente, no? Mi piace tanto questo ceramico. Era la prima volta che il sindaco ha detto che poi tu piace questo ceramico. Io prima non sapevo ceramico che cosa. E poi ha detto che e questo volta. Sì, a me piace questo tanto. Facciamo questo lavoro. Sei più felice, no? Sono felice, sì. Prima era. La mattina sono venuto a lei. Andiamo, simpatico lei. Così vengono. Come? Perché è la più bella, no? Così, con voi? Sì. Ci sono noi e sono voi. Beh, ci sembrava un ottimo esempio per dare un po' di spirito, a parte le teorie, un po' a queste giornate. Poi, se abbiamo tempo, abbiamo esempi anche più tristi. Però, insomma, sembra una storia bella, direi. Cioè, più che altro che funziona. Da molti punti di vista, che funzionate, che sta funzionando. Adesso ultimamente diciamo, è uscito un articolo un paio di mesi fa che tu mi hai mandato che alcuni sono stati costretti ad andare via per c'erano le leggi di redistribuzione interna degli immigrati, interna sullo spazio italiano, nazionale, quindi alcuni sono stati costretti ad andare sempre per ragioni burocratiche da altri posti. Insomma, è stata una tragedia, perché erano così integrati. Forse sì, è un contesto dove la parola integrazione comunque sì, sembra una concretezza, perché spesso è problematico anche il concetto stesso dell'integrazione, no? Perché è facile parlare di integrazione, tutti vogliamo l'integrazione, è difficile essere per la disintegrazione, però allo stesso tempo poi insomma, portarla in pratica cioè, c'è sempre quell'aspetto un po' caritatevole con cui si tende a vedere la questione, che ovviamente poi rende il fatto molto problematico a livello concreto. Invece questa è una bella storia che funziona, che ha funzionato, anche poi che invece penso che a seconda delle origini che ognuno ha, da un'occasione di lettura, almeno ha fatto così, come potrei, no, immaginarmi una storia del genere sul mio territorio. Perché poi ogni territorio ha le sue particolarità, ha le sue specificità e probabilmente le sue ricette che, insomma, che non è che vanno sempre bene, no? Però è anche molto suggestivo il fatto, credo, di questa città, questi luoghi che si spopolano, che diventano tristemente vuoti, no? Quindi che anche la storia un po' si smaterializza, poi che quasi all'improvviso, insomma, si riattiva tutta una serie assolutamente originale di concatenazioni, per cui il posto riprende vita, ma riprende vita la scuola, riprende vita proprio
la fase più elementare della convivenza, soprattutto nei piccoli luoghi e nelle enormi difficoltà che, insomma, che hanno un po' dappertutto, anche da nord a sud, insomma, e non solo in Italia. Cosa ne pensate? C'è un fondo. Penso che facendo riferimento sia a questo modello che a, all'accoglienza in genere anche in Italia, penso che sia più semplice accogliere e integrare in piccoli centri urbani e dunque in realtà dove le comunità sono da una parte non abituate allo straniero, diciamo, però dall'altra parte è più facile conoscersi, interagire a livello proprio umano, mentre nei grandi centri questo risulta molto più complicato per vari aspetti. Quindi secondo me è un ottimo modello ed è la cosa che secondo me funziona di più. Se posso aggiungere una cosa, visto che pure tu abbiamo lavorato un po' insieme, proprio in un piccolo paese, però magari è l'eccezione che conferma la regola, però abbiamo trovato delle difficoltà molto gravi, situazioni di vero e proprio razzismo in un paese di 4.000 abitanti. È vero come dice lei, infatti pensavo proprio a questo, magari in un paese così è più facile anche, no? C'è la necessità di ripopolare, così. Però io mi sono trovato a che fare appunto con questa situazione e volevo appunto far vedere anche l'altra faccia della medaglia, che non sempre purtroppo è così. Sì, secondo me bisogna vedere anche i contesti. Per fare un esempio su quello che diceva Francesco, io vivendo a Reggio Emilia, e a Reggio Emilia c'è un'alta concentrazione, se non sbaglio è la città con più immigrati in Italia, c'è questa puzza sotto il naso che hanno i residenti quando vedono questo grande flusso. Quindi secondo me dipende dal contesto. Sul documentario non c'è nulla da aggiungere, molto molto bello, vediamo che oltre ad essere aiutati, aiutano a far ripartire l'economia di un paese morto. Come un esempio lampante la insegnante che diceva che questa scuola avrebbe chiuso, sì. La chiusura della scuola avrebbe comportato la perdita magari del posto di lavoro, i ragazzi del posto sarebbero stati costretti ad andare fuori. Però dipende dal contesto e bisogna fare molto attenzione a questo, credo. Sì, credo... Scusa. Oltre al contesto credo che sia anche una scarsa informazione, comunque gli stereotipi, perché infatti come diceva Francesco, anche in paesi piccoli purtroppo si trova difficoltà, no? nel creare un certo tipo di integrazione, invece poi in contesti come Roma, in alcuni quartieri, ho visto che intorno ad alcune associazioni c'erano state dei bei movimenti, una bella situazione appunto di integrazione, è stato soprattutto grazie alla Banca del Tempo, che praticamente si presta appunto un lavoro in cambio di un altro e ovviamente in base alle proprie competenze, insomma, la gente si incontrava anche di varie nazionalità e quindi spesso appunto è la scarsa informazione, anche perché si riace per poter far ripartire l'economia del paese ha ben voluto appunto gli immigrati. Il fatto è che non sappiamo anche che in realtà in un paese come proprio l'Italia anche può ripartire l'economia, perché comunque soprattutto anche in Europa, perché ci sono stati degli studi fatti che hanno, soprattutto anche a livello europeo, che hanno dimostrato che l'economia europea può ripartire anche grazie a un maggior percentuale di popolazione, soprattutto dell'età giovanile. Qua. Io ho una puntualizzazione su tutte le vostre esperienze che avete, mi piacerebbe che emergessero in questi 3 giorni in modo da poter costruire qualcosa di nuovo, cioè attraverso la fusione di più idee, ok? Questo. Grazie.
No, riguardo a quello che avete detto pure delle esperienze dal più basso, no? Dei paesi dove le realtà sono più vicine, quindi è più facile gestirle forse o danno più risultati, e pure degli stereotipi. Domani penso vi presento uno studio, una ricerca che si è fatta tra italiani, no? Su cosa pensano degli immigrati, no? Cosa pensano d'accordo alla nazionalità, i mestieri che fanno, quello, come li vedono. È interessante capire che quelli che hanno un'immagine più positiva, parlando sempre degli immigrati, di quelli che non sono, non hanno le skills, unskilled, sì, meno, sì, competenze più basiche, diciamo, no? Non immigrazione di professionisti o di persone di paesi amici dell'Occidente, che di solito, cioè, non si considerano proprio immigrati. Come quelli che hanno l'immagine più positiva tra gli italiani sono quelli che lavorano insieme agli italiani. Per esempio, le persone che fanno servizio alle persone, no? Tipo le badanti. O quelli che fanno pulizia, come le persone dell'Ucraina, ragazze ucraniane, donne ucraniane che fanno mestieri di pulizia. Quelli che gli italiani hanno proprio a casa, che lavorano insieme, che vedono che hanno più rapporti, sono quelli che hanno gli stereotipi meno brutti, perché alla fine uno riesce a conoscere la persona, cioè, e sono in questi rapporti che noi riusciamo a capire che pure un migrante, una persona che cerca di migliorare la sua vita, che non è niente di brutto con questa situazione, no? Sì, sono un poco di superare questi stereotipi negativi. Anche forse per non cadere in quello che dicevi prima, tipo l'accoglienza che cade nell'atto caritatevole, è importante che il nuovo, in questo caso quindi il migrante o i migranti, essere al centro di un'idea che possa essere sviluppata insieme, appunto per mettere le diversità o comunque le culture diverse, mischiarle, eccetera. Quindi è quello il bello, cioè quello che ho visto di bello e di interessante. Utile alla comunità, quindi anche integrarsi così al meglio. Sì, comunque secondo me l'integrazione è un, cioè, parte dalla cultura, dal cervello di una persona. Perché se noi bombardiamo la comunità, in questo caso italiana, faccio l'esempio dell'Italia, tutti i giorni con notizie che queste persone vengono a rubarci il lavoro, queste persone vengono a rubare a casa nostra, è normale che poi la comunità si fa un'idea del tutto sbagliata di queste persone. Io, dalla mia esperienza, siccome ho una scuola guida, ragazzi che extracomunitari, che poi non mi piace chiamarli così, sono cittadini che fanno parte della comunità leveranese, però sono stranieri, diciamo. Ne vengono abbastanza, anche da altri paesi qui vicino, Veglie. Mi piace l'idea di coinvolgere questi ragazzi anche attraverso queste situazioni, no? In un certo senso ne sono venuti alcuni che non sapevano nemmeno parlare italiano. Quindi li ho presi in disparte, ho spiegato cosa significa questo termine, cosa significa quest'altro. E loro magari, vedendo queste attenzioni da parte in questo caso da parte mia, si sentono integrati. Quindi molto importante è, diciamo, in un certo senso, la predisposizione di una persona a dialogare con loro, a coinvolgerli in certe in determinate situazioni. Quindi ho fatto l'esperienza mia, che è diversa da quelle delle altre persone, perché nel senso io faccio la differenza tra quello che penso io e quello che pensano gli altri, e nella maggior parte dei casi noto come la gente si fa un'idea sbagliata di queste persone, perché poi sono ragazzi come noi, cioè ho fatto anche l'esperienza con Gianni, che quest'anno mi ha coinvolto nella squadra di calcio. Quindi siamo stati insieme anche dal punto di vista sportivo, e quindi, cioè, nel senso, si vede quando uno è contento di far parte di una determinata comunità, cioè anche dal volto, dagli sguardi,
dal modo di parlare, dal modo di pensare. Certo. Quindi se non parte da noi, è lodevole quello che fa l'associazione, perché loro ne parlano con tanto entusiasmo. Quindi se non parte da noi, dal nostro cervello, un processo di integrazione, è difficile poi. E la difficoltà, ma anche una sfida, sta nel coinvolgere la gente che la pensa diversamente, per appunto, diciamo, far capire determinate cose. Quindi questo è. Io però penso che bisogna distinguere un po' il concetto di accoglienza da quello di integrazione. Cioè, l'accoglienza è una cosa immediata, l'integrazione è qualcosa che comporta, insomma, sì, ci vogliono anni, ci vogliono mesi, insomma è un processo più lungo. L'accoglienza chiaramente è alla base poi dell'integrazione, però l'integrazione è qualcosa di un po' più complicato dell'accoglienza. Sì, penso che sentirsi accolti è diverso dal sentirsi integrati. Sì, che poi non è detto che tutti vogliono integrarsi. Cioè, secondo me il punto, quello che io noto è che involontariamente, spesso anche in buona fede, ci sia questa tendenza ad approcciarsi come ci si approccia a un bambino rispetto all'immigrato, a quello che viene, mentre è una persona adulta con dei gusti, degli interessi, una sua identità, una sua formazione ben precisa. E spesso ci si approccia proprio per questa necessità iniziale di voler anche accogliere, no? Far sentire ben accetta una persona, così come un ospite che ti arriva in casa, e quindi non farli sentire che è un nemico, ma che io ho voglia di conoscerti, eccetera. Però molte delle iniziative volte a questo poi tendono anche appunto a questo tono un po' paternalistico, un po' di il momento di incontro, il momento di accoglienza, e l'integrazione spesso, come diceva, io sono d'accordo, è un processo molto complesso, molto lungo, è fatto di alti e bassi, che va coltivato e che richiede magari anche più di una generazione. Sì. Perché l'integrazione, che poi non è un termine anche forse un po' ambiguo, cioè conoscere anche un'altra cultura vuol dire non solo magari conoscere il lato superficiale un po' folcloristico che può essere la cucina, il ballo e il canto, ma vuol dire anche conoscere le leggi che appartengono a quella cultura, perché io mi sveglio al mattino alle 6, invece riconoscere come pari un'altra identità allo stesso identico livello, senza nessun cioè emanciparsi da questo primo momento di vedere davanti a sé sempre una persona che abbia bisogno di qualcosa. Certo. Invece, come si vedeva in questo video, che sicuramente è una cosa che la persona, per esempio, che lavorava alla ceramica era là da 9 anni. Ci avrà messo tempo a... Immagini, poi l'hanno spostato da lì perché le politiche, la burocrazia, cioè dopo 9 anni si ritrova a Torino. Però l'altra ragazza che lavorava con lui parlava di lui come parlava di un qualsiasi suo altro amico. Infatti a un certo punto ha detto un po' come funziona con tutti. E non è detto che ci dobbiamo stare simpatici per forza. Non è detto che io abbia voglia di avere un momento di incontro, di ballare o di cantare o di mangiare. Sono una persona che... ci possiamo stare simpatici e antipatici, io ti posso raccontare come si vive in Turchia, così come l'italiano che va a vivere negli Stati Uniti poi sta sempre con gli italiani, mentre c'è l'altro che si americanizza. Cioè, importante è, secondo me, è dare accesso a delle cose e dare la possibilità, se uno vuole, di poter fare le stesse cose. Di essere indipendenti. E di essere indipendenti. Ma ad esempio in Catalunia c'è tutto un sistema di accoglienza iniziale per lo straniero, tipo il corso di spagnolo gratuito, il corso di catalano, 3.000 corsi gratuiti, cioè c'è tutta una serie di strumenti che ti permettono, appena arrivi, di entrare nelle cose. Se vuoi però, cioè non c'è niente di obbligatorio. Non so se... Cioè, se uno vuole chiudersi in casa e frequentare solo turchi, lo può fare. Questa
al di là, no, del concetto di integrazione, proprio realisticamente quello che c'aveva di differente era l'esigenza di questo paese, cioè un'esigenza materiale, per cui questi immigrati erano utili realmente, e quindi, cioè, non c'è motivo di essere razzisti con una cosa che, cioè, proprio guardando materialisticamente proprio, no? Cioè, se, come sono successi gli scontri a Roma contro gli immigrati, perché la gente non c'aveva da mangiare, gli italiani, allora dice, chiaro, gli dai da mangiare a quelli, è chiaro che li fa incazzare, no? E quindi se si creano queste situazioni è proprio una questione materiale, che poi non si possono concretizzare le situazioni di integrazione, mentre dove ce n'è per tutti stanno bene tutti, cioè non scaturisce il razzismo, cioè non è neanche una questione solo culturale. Se nel paese di 4.000 abitanti che diceva Francesco non c'era la forza economica magari per raccogliere, no? Non so, uno si sente depredato quando... pregiudizio proprio. Pregiudizio, perché questi... Cioè, scusate, c'è il ragazzo... Fate passare il microfono. Vengono a lavorare la terra. Grazie. E allora, siccome gli italiani non la vogliono lavorare, comunque rimane nell'immaginario comune che loro rubano il lavoro agli italiani. Cioè... Questo è il pregiudizio della gente, cioè nessuno qua a Leverano ormai vuole lavorare la terra, sono tutte abbandonate. Vanno a lavorare e dicono che rubano il lavoro, però in realtà nessuno si attiva per... bravo, l'uguale, c'è il pregiudizio. Riguardo a quello che diceva degli scontri, del fattore che dice ci rubano il lavoro, danno i soldi a loro, non hanno da mangiare noi. Prima si diceva che... la tecnologia è stata molto importante nel far conoscere magari una visione dello Stato di quel che è, tramite internet, per esempio prima l'Italia sembrava, non lo so, cioè tramite, scusami, la televisione degli anni 90, sì, sì. L'Italia sembrava il paradiso, invece tramite internet si aiuta a vedere in realtà come sono le cose. Però bisogna vedere anche tramite internet, tutti hanno accesso a internet e chiunque può scrivere qualunque cosa, quindi... le persone mal informate possono vedere una notizia faziosa e, come il discorso, danno i soldi a loro e non ci sono gli italiani che muoiono di fame, quindi internet è un mezzo molto pericoloso da... non so se mi sono capito, cioè, sì, sì. Io mi sono capito. Sì. No, è chiaro. È un mezzo, diciamo, molto pericoloso per... cioè, un po' dall'immagine che dà l'immigrato, cioè, vuol dire, era anche quello che era emerso, credo, nella, insomma, quando stavamo dibattendo all'inizio, no? Che, cioè, da una parte si parla di immaginario, da una parte le dice sì, ma che immaginario, questi lo sanno, sì, però no, insomma, ovviamente è controverso, anche perché è difficile distinguere un'informazione faziosa, cioè, comunque è ambiguo il mondo dell'informazione. Chiaro che ognuno poi, no, tende a un po' le proprie verità e anche a dimostrarle. Non voglio dire che sia tutto falso, però è vero anche che comunque ci sono dei circuiti che uno si sceglie dove si sente meglio rappresentato, dove vede la realtà, insomma, più... Sì, però io ti parlo proprio di notizie false. Certo, no, quindi quello... per questo dico è pericoloso internet, perché la maggior parte delle notizie che girano non sono veritiere. Molta gente che magari ha un'ideologia... punta al condividi, ci parlo di Facebook, per esempio, sì, senza verificarne la veridicità, e quindi si inizia a pensare all'immigrato anche come non una persona da accogliere, da integrare, ma come qualcuno che ruba a chi è già in Italia o... Sì, ma questa... Cioè... Stavo dicendo, mi sono dimenticato prima di fare un esempio, no? Col fatto della scuola guida, così eccetera. Comunque si vede anche nei ragazzi di 17 anni che quando questi ragazzi, che poi sono più grandi un paio di anni, perché nessuno prende la patente di loro, nessuno prende la patente proprio sull'età giusta, si vede che loro quando arrivano, comunque c'è sempre sta paura del diverso, diciamo. Siccome, cioè, io penso che il ragazzino di 17 anni non può avere, cioè, nel senso, pensare a dire mi sta venendo a rubarmi il lavoro, quindi è una situazione culturale, nel senso che loro sono a casa, fuori, a scuola, hanno questo modo di pensare che porta poi al pregiudizio nei confronti, perché non puoi pensare che uno di 16 anni, 17 anni pensi a dire mi sta rubando il lavoro, quindi evidentemente si basa su ciò che sente. Quindi. Ma soprattutto secondo me perché manca un po' la formazione e l'informazione già a partire dalla scuola.
perché comunque un bambino, diciamo di prima elementare, non pensa mai al colore diverso che c'è l'altro. Quindi comunque è un'educazione civica, manca questo, ma soprattutto nella popolazione, anche qui a Leverano possiamo dire che si trovano abbastanza bene, cioè parlando anche con gente che lavora nel campo e da Lecce, cioè molti dicono che a Leverano si trovano bene, però comunque manca l'informazione, anche dell'informazione all'aperto, di come vanno le cose, perché oggi molto si tende soprattutto a puntare il dito, e in questo periodo diciamo di crisi, no? È un modo diciamo per aggrapparsi, ecco, si punta il dito verso lo straniero, quando poi in realtà diciamo lo straniero va a coprire dei ruoli che l'italiano non vuole più coprire, e questo è il problema. Nessun italiano va a fare il badante 24 ore su 24, nessuno, ma neanche la metà delle ore. Certo. È un diciamo un lavoro. Se io devo andare a fare assistenza ad un anziano che ha bisogno anche a livello proprio fisico, io non mi metto magari a... Sì, sì, ma... Infatti non esisteva prima come categoria di badante, no? Come mestiere proprio, finché... Beh, sì. Non volevano... Sì, magari, a proposito del... danno i soldi a loro, non li danno a noi. Allora a me è successo, mi è capitato di parlare con delle persone che appunto avevano letto su internet false informazioni. Ah, li danno, non mi ricordo, forse tipo 30 euro, una cosa del genere al giorno. In realtà se tu vai a controllare bene quei 30 euro, se questioni di emergenza 90, soprattutto questioni di minori, vengono da delle cooperative che gestiscono i centri d'accoglienza. Allora i soldi li danno a loro o forse li danno a noi italiani che gestiamo le cooperative. Tra l'altro, scusate un attimo, la cooperativa dà ovviamente quando vuole i soldi a chi ci lavora, no? Siamo psicologo, e ai dipendenti della cooperativa. I soldi vengono dati anche a chi prepara da mangiare, quindi le mense si riforniscono al supermercato, ma quindi allora questi soldi vengono dati a loro o forse vengono dati a noi? Oltre a questo, poi c'è pure la questione dei lavoratori, no? Appunto nelle campagne, badanti, quindi è quello che vi dicevo anche prima riguardo a degli articoli proprio usciti in siti dell'Unione Europea, in cui proprio dimostrano che in realtà è una risorsa economica. Una ricchezza. Esatto. Quello che è successo a Roma era pure a ridosso. Ma giù in fondo anche la ragazza dopo che aspetta da... No, io volevo un attimo, perché mi sono fermata a pensare a quello che ha detto Paola sull'integrazione. Cioè, in effetti, se guardato da un altro punto di vista, nel momento in cui appunto chiamiamolo uno straniero, un cittadino extracomunitario arriva nel nostro paese e tu gli permetti con la prima accoglienza, no, gli metti a disposizione quelle che sono le prime necessità, forse nel momento in cui si comincerà veramente a non si parlerà più di integrazione, cioè il voler per forza integrare secondo modelli italiani, culturali italiani, quella persona che viene da un altro paese, forse lì si arriverà veramente a un livello di convivenza civile. Cioè, non parlando di integrazione, di voler quindi prendere una persona, immetterla e modellarla in un'altra cultura che poi fondamentalmente non è la sua, come dice lei, cioè forse quello è veramente il livello di civiltà più alto che si possa avere in uno stato civile, che dice ok, tu sei qua, conservi la tua cultura, continui tranquillamente a viverla e a essere quella, la persona che eri nel tuo paese, avendo le stesse identiche possibilità di fare il resto, cioè tutte le cose che faccio io. Sì, però il pericolo lì è che succede quello che ho visto succedere in Scozia, insomma, che si creano degli enti, ognuno vive... Sì, sì, in questo deve essere bravo, in effetti... Però limiti, rischi di limitare quella che è la libertà di una persona di voler andarsene in Australia e frequentare solo leccesi, insomma, cioè se io me ne vado in Australia frequento solo salentini perché mi va di parlare salentino, cioè ognuno ha una sua percezione dell'identità propria, e nel momento in cui va in un altro paese dovrebbe essere libero di vivere con gli stessi parametri la propria vita, però di conservare la propria cultura come meglio crede. Certo, no, io sto dicendo che il rischio comunque quello della creazione in una città grande di ghetti, veri e propri
Però il rischio è inevitabile, perché interi stati nazioni si sono formati su quello. Gli attuali in Italia non si può obbligare una persona a non legarsi alle persone che hanno stesso paura. Ci sono anche casi, tipo prendendo i rom. Io non parlo di questo. No, quello è un caso comunque di immigrazione, no? Però quello è un caso di ghetto perché sono stati messi lì. Chiaro, è stato dato loro un posto. Ma anche nelle banlieue a Parigi è stata. Secondo me si vuole rischiare adesso anche con i meccanismi di accoglienza attuale con le case di sdogano. A Roma, quartieri come Centocelle sono stati costruiti per farci vivere calabresi e pugliesi e napoletani. È la stessa cosa. Ma calabresi vengono a rubarci il lavoro. In realtà è un discorso vecchio quanto. Sì, c'è la guerra. C'è sempre un altro gruppo che sostituirà, cioè, oggi il rumeno, poi l'albanese, poi la costruzione di tutti quei quartieri popolari, non so, Scampia, no, le vele sono state costruite per metterci dentro la gente. Sì, cioè, perché è dei greci. Piazza Vittoria a Roma, che non è questo. Come? Piazza Vittoria Emanuele a Roma, che non è un esempio della costruzione, no, della vetizzazione politica. Insomma, ma è un esempio invece di costruzione della propria comunità. No, ma infatti io non parlo di persone che non hanno lavoro, che stanno volendo, cioè parlo anche di professionisti, di persone che lavorano, che hanno uno stipendio, che hanno un mutuo, che si possono che hanno una vita agiata, sì, e come tutti gli altri, che però si riuniscono in quartieri perché preferiscono stare tutti assieme. Ed è giusto così, però quella non è integrazione, quella è ignorarsi, vivere pacificamente. Quello si chiama vivere pacificamente, rispettare le distanze. Sì, ma non è integrazione. Esatto. C'è un ragazzo in fondo che chiede parola. Scusatemi se vi rompo con il microfono, ma per una questione di. Per bellezza. No, sono d'accordissimo con quello che dici perché del ghetto, di queste cose, però io credo che il concetto di immigrazione non deve essere obbligare una persona ad integrarsi. Se una persona la persona deve sentirsi libera di frequentare magari gente che abbia la sua stessa cultura e quindi permettere di integrarsi e non obbligare ad integrarsi, che poi una persona va a ghettizzarsi in un quartiere. Non possiamo certo obbligare a non farlo. No, però però ci sono alcuni casi di pianificazione. Esatto. Sì. No, io sto parlando di concetto. Sì. Capisco, infatti. Posso? Positivo, okay. Per dire, a livello urbanistico l'Olanda, a livello di accoglienza di immigrati, ci sono le case popolari date agli immigrati che sono tranquillamente condivise, cioè non ci sono dei quartieri o dei ghetti, ma sono date casa sì, casa no, a vari gruppi etnici oppure a olandesi stessi. Cioè, quindi l'Olanda di per sé, in alcuni paesi soprattutto, non fa il discorso urbanistico di ghettizzare in periferia quel gruppo o lo straniero. È difficile farlo capire agli altri. Cioè, ma come può essere per assurdo anche Scampia stesso a Napoli? Cioè, è un discorso in realtà, un circolo Posso una battuta? No. Due battute per anche ricapitolare tutto quello che si è detto stamattina. E, vabbè, a mio parere l'integrazione non è una possibilità. Cioè, non credo che dobbiamo accogliere gli altri, perlomeno questa è una cosa del tutto personale. Cioè, parliamo di necessità, cioè, non ci sono altre strade, perché comunque quella che è la società del futuro sicuramente non è quella che era quella di 30 anni fa, quella in cui siamo nati più o meno. E quindi il discorso gli stranieri, gli immigrati, no, sulla questa diversità che arriva, io non credo che ci sia una possibilità diversa da quella di condividere lo spazio. Non credo che ci siano delle identità diverse, questo è per ricollegarmi ai discorsi che avevamo fatto prima sullo spazio, sulla frontiera e sull'identità,
non credo che siano chiuse, che arrivino queste palle da biliardo che cerchino il loro spazio, ma penso che la squadra di calcio, per esempio, no? O come al documentario, cioè nel momento che tu vivi con i tuoi simili, che se sei nella stessa stanza, l'identità si spezza. Si spezza non vuol dire che si abbandona, entra anche in conflitto, però si apre. Si aprono nuovi spazi, si aprono nuove identità, si aprono nuove possibilità. Ma questo non è il paternalismo, credo. Cioè, questa è l'Italia, è l'Europa. Se non si vuol vedere, si costruiscono le città come si sono costruite, si fanno dei piani, dei regolatori per i calabresi, indico Victor, si fanno per i romeni, come fanno da me, si costruisce uno spazio differenziato, come si costruisce una cittadinanza differenziata, si costruisce un sistema differenziato in base allo stato, in base alla lingua, in base al colore della pelle, perché in fondo sono queste qua le cose. E secondo me, quando dicevo che gli studi postcoloniali penso che siano interessanti, è perché dicono, guardate che il colonialismo è vero che è finito, ma nello spazio coloniale, nello spazio imperiale, si sono aperte delle tensioni coloniali nella distribuzione dello spazio e dei diritti, che vivono sulle stesse modalità più o meno velate in cui si selezionavano le persone sullo spazio coloniale. E questo è il prezzo da pagare, se credo, almeno portando avanti questa visione, se pensiamo che è chiuso, se pensiamo ma sì, ma se starà con loro perché vuole stare con loro. Non è così, perché dipende uno quando arriva cosa trova. Ma uno quando arriva dipende come si costruisce lo spazio. È anche per questo che l'integrazione, cioè, che credo che bisogna stare attenti sempre a, insomma, no, l'ho detto in partenza, questo buonismo che lo dobbiamo fare, ma se io non lo voglio fare, no, è inevitabile perché queste sono le condizioni. Oppure mettiamo dei muri. Cioè, adesso non abbiamo parlato, la fine del mondo sovietico e la fine della guerra fredda ha creato la fine dei confini, o perlomeno si pensava. Invece c'è stata una proliferazione sia dei conflitti che dei confini su scala mondiale, ma confini che sono mura, dove non si passa, a prezzo della vita. E più o meno metaforicamente, ma neanche tanto, perché anche a Padova avevano costruito un muro. Cioè, è pericolosissimo pensare, dire, ah, uno sta con chi vuole, se vuole, no. Perché lo spazio è quello, oppure si costruisce uno spazio che è gerarchico, che è chiuso. Però il prezzo da pagare qui non si parla di integrazione, qui si parla di una società che diventa estrema. Quando si ribella una periferia e si associa a una religione, si associa al colore della pelle, vuol dire che c'è qualcosa che, insomma, non è che sono, non si parla di accoglienza. Seconda, terza generazione bruciavano le macchine 10 anni fa. Quindi, insomma, sono discorsi che secondo me sono, quando parlavamo prima di nord-sud o di oriente, no? Perché è vero che sono quelle dinamiche, no? Forse anche per ottenere la manodopera a basso costo, sicuramente, è evidente che è così. Da una parte ti criminalizzo, c'è Nicolas de Genova, che è un altro studioso delle migrazioni, dice che l'illegalità è la prima fase dell'inclusione, quando si parla di immigrazione. Ti voglio, ma ti voglio illegale, no? Ti entri come illegale, perché quando sei illegale... ovviamente io so quello che fare, ovviamente non è così semplice e dialogica la cosa, anche se è sproporzionata il rapporto tra le forze, però è così, anche pensare, no? Il processo di inclusione della cittadinanza, che sembra una cosa astratta, eppure se tu entri illegale in un paese, come fai a parlare? È difficile parlare di integrazione, ce la possiamo fare, ma veramente dai un piatto di pasta. Perché poi uno non ha nessuna possibilità di vivere e di condividere uno spazio che sia uno spazio egualitario, forse di uguaglianza, più che di integrazione. Vabbè, di pure. No, sì, l'argomento è vastissimo. Volevo dire solo, quando parlavo di... cioè, quando ho detto che uno può anche non volere integrarsi, io parlavo della scelta personale, di ognuno. Poi c'è il piano politico
che sono d'accordo con lei, è una scelta politica quella di, così come uno gentrifica, prende, no, svuota, okay, e c'è la stessa scelta politica di costruire una zona anche residenziale dove c'è solo quel gruppo lì. E poi c'è anche la scelta politica. Chiaramente, se io metto tutte persone di un lavorato operai che vivono tutti della stessa etnia, che vivono tutti in quel quartiere, creo situazioni di tensione. Quella è una scelta politica, come è successo a Roma. Un altro discorso diverso è la banlieue parigina, perché lì il problema è che li chiamano immigrati e invece loro sono della terza, quarta generazione, l'Africa non l'hanno mai vista. Ma quella, secondo me, è una storia specifica francese, postcoloniale, che non è quella italiana, perché l'Italia ha una storia giovanissima di immigrazione e noi ancora stiamo cercando di capire che cos'è. Esatto. Secondo me questa è una grandissima opportunità, quella italiana, rispetto ai disastri che sono stati fatti in Inghilterra o in Francia. L'Olanda ha una grandissima tradizione, cioè una situazione molto diversa rispetto alla questione, e invece secondo me l'Italia, che è fatta alla fine, al di là di Roma e Milano, di piccoli centri, di piccole città, di paesini fondamentalmente, con una grande densità, secondo me le persone sono molto migliori di quello che si può pensare, se messe nelle giuste condizioni, se non messe in situazioni di stress. Se io vado in un paesino o in un quartiere romano e li catapulto 2000 africani incazzati, è chiaro che la signora dice venite qua a rubarci, cioè è chiaro che la gente, certo, messa in una certa situazione reagisce così, e c'ha ragione. Poi il discorso del vengono a rubarci il lavoro, secondo me non va data neanche troppa importanza, perché quelle sono cose fisiologiche, secondo me ci sarà sempre quello che dirà, no? È una cosa culturale, anche il ragazzino ripete quello che ha sentito in casa. Se non viene data importanza alla parola che si dice, si diffonde, e si diffonde l'idea sbagliata. Sì, no, io sono d'accordissimo, però sono d'accordissimo. Però, cioè, quello che vuol dire che, insomma, Milano e Roma sono un po' delle... Cioè, poi alla fine in Italia è tutto molto piccolo, molto in scala di ridosso. Secondo me quell'esempio che ho visto si può moltiplicare, si potrebbe. Ma lì ne avevano bisogno. Se c'è un rapporto di bisogno reciproco, funziona. Ma altrimenti non credo che funzioni. Però, sì, certo che si può. Vai. Ma chi ne aveva bisogno? Il paesino. Perché era spopolato. Tu hai detto che se hanno bisogno degli immigrati, perché ovviamente sono una forza del lavoro, cioè nello sviluppo del territorio sono... Il bisogno, sì, è consapevole, allora funziona. Ah sì, no, ma pure prima avevano detto una cosa di... nei posti dove c'è abbondanza, dove c'è lavoro, dove ci sono risorse, ovviamente sono più accolti in una maniera migliore, perché... Quando c'è la crisi invece non li vogliamo, no? Però questo è, cioè, una relazione con quello che pensi su come vedi l'economia. Cioè, i posti di lavoro sono limitati e gli immigrati li rubano, o invece hanno sempre l'opportunità di contribuire all'economia o allo sviluppo economico? Sono due argomenti totalmente opposti e che, se presi dal punto di vista del governo, possono definire le politiche. C'è sempre posto per una persona che viene da fuori, oppure no? Oppure c'è un limite? No? No, vabbè, mancano 2 minuti all'1. Io non so, perché a che ora ci vediamo poi? Alle 2:30? 2:30? Sì, 2:30. Per chi rimane qui anche il pomeriggio, cioè, poi vi indicherò una rosticceria, magari c'è qua se volete mangiare qualcosa, c'è, non so se qua accanto
Io che ha detto che stava aperto, però ma chiuso. Allora no, c'è una rosticceria, c'è un ristorante, la pizzeria da Franco per chi si vuole proprio sedere. Però anche qua fanno primi piatti, secondi piatti, comunque c'è un po' di tutto per chi alla Bar Fontana. Tornate dopo che parliamo su integrazione, diversità culturale, continuiamo con quegli argomenti, lo sviluppo economico. Grazie. Grazie.